Allora, innanzitutto, come potete vedere, c'è un salvataggio. Ci sono due salvataggi. Ci sono due salvataggi che ho fatto. Come potete vedere, la differenza delle ore di gioco è quasi di un'ora. È quasi un'ora in più. Questo perché? Perché ho fatto una cosa per velocizzare un po' di tempo morto. Ovvero, in questo salvataggio, nel blocco 13, ho già raccolto le ciocografie. Ok? Quindi sono già stato al ciocobosco e ho già fatto le porcate che dovevo fare. Però, dato che devo farvi vedere in live come funziona e devo spiegarvi in live come funziona, caricheremo prima questo salvataggio. E ne parliamo. Allora, come potete vedere, mi trovo davanti la porta sud, ovvero dove ci eravamo salutati la scorsa volta, ok? Quindi ci ritroviamo praticamente nella stessa direzione, sempre nella porta sud. Allora, un secondo solo, che io però volevo un attimo forse abbassare leggermente se c'era la possibilità, che forse qua non c'è. Volevo abbassare leggermente l'audio di gioco, perché forse è un po' altino, vero? Ecco, direi che così è perfetto. Perché così posso parlare, l'audio non è troppo forte e la mia voce si sente bene. Allora, come potete vedere, ovviamente, ci sono diverse cose che vi devo fare vedere. Innanzitutto, il livello dei miei personaggi è aumentato esponenzialmente. Ci eravamo salutati con il livello 6-7 e adesso mi ritrovate praticamente a livello 17, livello 16. Perché? Perché ho appreso praticamente tutte le abilità passive. Oddio, che con... Oh, cazzo... No, non mi dire che il joypad è impazzito di nuovo. Ma che cazzo... Ma... È impazzito. No, dai, non me lo dire. Ma l'avevo sistemato. Ma che cazzo? Ma veramente? Ok, adesso sembra tutto a posto. Ok, va bene, ci siamo. No, va bene, ok. Ho staccato e riattaccato e sembra andare, quindi va bene così. Allora, stavamo dicendo. Praticamente, adesso mi vedete con tutti questi level up, perché ovviamente ho fatto level up. Perché? Perché ho appreso praticamente tutte le abilità che, come potete vedere, adesso sono presenti nei miei personaggi. Quindi possiamo equipaggiare tutte le abilità, perché avendo preso alcuni equipaggiamenti, ovviamente... Vedete, ho praticamente avuto la possibilità... Anzi, in realtà qua poi mi servirebbe più insonnia, che è più comodo. Ho praticamente sbloccato tutte quante le abilità che avevo praticamente messo da parte, no? Quindi, infatti, come potete vedere, abbiamo tutto. Anzi, ora le abilitiamo, visto che non le avevo ancora abilitate. Ok, ora ci siamo. E abbiamo abilitato tutte le abilità. E quindi l'equipaggiamento l'ho praticamente passato un po' a tutti, in modo tale da potermi sbloccare tutto. Così tutto quello che andremo a prendere oggi lo livelleremo man mano che ovviamente andremo avanti. Detto ciò, c'è un luogo che abbiamo visitato la scorsa volta, ma che non abbiamo, diciamo, esplorato in maniera definitiva. Quindi non l'abbiamo esplorato al 100%. Questo luogo è appunto il Ciocobosco. Perché non l'abbiamo esplorato definitivamente? Perché nel Ciocobosco, infatti, abbiamo la possibilità di poter effettuare l'affare. Vi ricordate che abbiamo parlato con Mene, o Mene, in base a come lo volete pronunciare, del fatto che è praticamente possibile effettuare degli affari, ovvero le ciocobeccate. Ciao Loli. Ecco, le ciocobeccate. Quindi, vediamo se siamo fortunati, perché in realtà vorrei farvi vedere...
una cosa in particolare, però se non riesco in un paio di ciò che ho beccate ve le faccio vedere nell'altro salvataggio che ho fatto appositamente per tagliare un pochettino di tempi morti che ci sarebbero stati qua. Quindi facciamo la ciò che ho beccata, 60 secondi per ciò che ho beccare. E come funziona la ciò che ho beccata? Funziona esattamente come, se ci pensate, il gioco di acqua, fuoco, fuocherello, oddio, non mi dire che ce l'abbiamo fatta al primo colpo. Non ci credo. La serata comincia benissimo. La serata comincia benissimo. Il primo tesoro. La serata comincia benissimo. Primo tesoro. Ok, vi posso far vedere quello che volevo. Benissimo. Lastra incisa. Ok? Tenete a mente la lastra incisa. Benissimo. Io sono a posto. Per me possiamo anche finire qua. Però va bene così. Così tagliamo veramente un sacco di tempo a quello che volevo farvi vedere. Così va benissimo. Così recuperiamo tutto il tempo perso dell'altra volta, che abbiamo perso un sacco di tempo. Tra l'altro riesco a fare anche i quattro tesori. Se riesco a fare anche i quattro tesori sarebbe carino. Ecco qua. Allora, vi spiego nel frattempo anche come funziona la ciocco beccata. Allora, metto un attimo pausa. Come funziona la ciocco beccata? La ciocco beccata, come vi ho spiegato poco fa, è una sorta di caccia al tesoro, ok? Quindi la caccia al tesoro come funziona in questo caso? Funziona con il classico gioco che sicuramente avrete fatto tutti da bambini, fuoco, acqua, per indicarci più o meno quanto siamo vicini al tesoro da raccogliere. Il ciocobo in questo caso effettuerà un verso che potete vedere come il que di base per indicarci il fatto che siamo lontani dal tesoro, e il que più allungato per farci capire che stiamo praticamente sopra il tesoro. E poi i numeri che vedete praticamente al lato rappresentano la profondità con il quale dobbiamo scavare con il nostro ciocobo. Il ciocobo, ovviamente, man mano che andremo avanti nel nostro gioco, diventerà sempre più forte. E diventerà più forte non solo nelle abilità che riuscirà a sbloccare, permettendogli di, diciamo, accedere a delle aree di gioco più avanzate, ma addirittura avrà la possibilità di potenziare il becco. Quindi potenziando il becco avrà la possibilità di scavare più in profondità più velocemente, e questo ci serve perché alcuni tesori, come per esempio abbiamo visto a inizio ciò che ho beccato, la lastra incisa, che ancora non sappiamo che cosa sia, si trovano in estrema profondità. Oltre a questo, che cosa c'è? C'è la possibilità di poter ottenere dei bonus. Dato che il gioco, per l'appunto, premia il giocatore e premia la sua voglia di fare, perché fondamentalmente le ciocografie per alcuni è il minigioco più noioso della storia, per me, per esempio, è il minigioco, uno dei minigiochi più belli della storia. Anche se il minigioco più bello della serie di Final Fantasy per me resterà sempre comunque il Blitzball. Probabilmente a pari passo con il Triple Triad resteranno più o meno lì che se la combattono, ma Blitzball e Triple Triad per me rimarranno i minigiochi più belli in assoluto della storia di Final Fantasy. Tant'è che io da piccolo addirittura ho sperato in un gioco solo appositamente del Blitzball. C'è proprio un gioco basato solo ed unicamente sul Blitzball, dove tu potevi farti la squadra, dove tu potevi farti le partite, cioè proprio un gioco vero e proprio sul Blitzball, che purtroppo non è mai stato fatto. Però per me il Tetra e il Triple Triad e il Blitzball praticamente viaggiano sullo stesso livello, cioè proprio sono lì con lì, davvero divertenti e spassosi, proprio ti facevano stare lì le ore e tu neanche te ne accorgevi. Il Tetra Master del 9 non lo considero a livello del Triple Triad perché è più complesso. Il Tetra Master come gioco di carte nel 9 è davvero davvero complesso. Ci sono tutte le statistiche che devi imparare, devi fare dei calcoli ben specifici per poter girare determinate carte, che rende il tutto
un po' più meccanico e tutto un po' più noioso, mentre invece il Triple Triad dell'8 è un po' più diretto e un po' più semplice, se ovviamente lo contestualizziamo nelle regole classiche, quindi magari soltanto del girare le carte soltanto per il valore più alto, senza aggiungere le meccaniche di plus, combo, muro, eccetera eccetera, che sono combo, che sono carine, però ovviamente coppia tutte quelle regole strane del Triple Triad, che da un lato rischiano anche di sfasciare completamente il gioco. Quindi diciamo che comunque il Triple Triad, a differenza del Tetramaster, essendo di base più semplice, lo preferisco, ma questa è una cosa mia personale. Quindi Triple Triad e Blitzball praticamente viaggiano sullo stesso livello. Le ciocografie e il ciocobosco praticamente sono sotto, cioè praticamente al secondo posto io metterei le ciocografie e il ciocobosco, perché per me come minigioco risulta essere uno dei più belli, uno dei più divertenti. E quello che vi stavo dicendo per l'appunto è che il gioco stesso premia la voglia di fare. Cioè, se tu hai intenzione comunque di ciocobeccare e hai intenzione di trovare i tesori, ovviamente il gioco ti ricompensa. E come ti ricompensa? Ti ricompensa una prima volta quando troverai 4 tesori nella stessa ciocobeccata, come ho fatto per esempio io in questo momento, e la seconda volta invece ti ricompensa se trovi addirittura 8 tesori nella stessa ciocobeccata. Trovare 8 tesori nella stessa ciocobeccata è abbastanza complesso, soprattutto all'inizio. Però andando avanti nel gioco, soprattutto con i power-up che vi dicevo poco fa per quanto riguardava il ciocobo, è possibile riuscire a fare 8 tesori, perché comunque si è molto più veloci nel ciocobeccare e nel trovare subito appunto il tesoro che interessa in generale. Però il gioco in questo caso ti premia. Ti premia la prima volta con i quattro tesori trovati, dandoti un premio bonus e successivamente dandoti altri 10 secondi in più per ciocobeccare. E poi ti dà un altro premio quando troverai 8 oggetti totali, facendoti finire istantaneamente la ciocobeccata e premiandoti con quanto più tempo sei riuscito a fermare il cronometro. Quindi più in fretta troviamo i tesori e più tempo rimane a disposizione nel nostro contatore, e più sarà grosso il bonus che otterremo. Quindi diciamo che ovviamente conviene trovarli tutti subito, proprio per avere questa possibilità di aumentare il bonus. C'è un'altra regola implicita che viene, che viene in un qualche modo detta se si riesce a rispettare, ovvero il fatto del trovare il tesoro in 5 secondi. Vengono dati 5 punti bonus in più se si riescono a trovare 2 tesori, l'uno a 5 secondi di distanza rispetto all'altro. Quindi se si trova un tesoro e poi entro 5 secondi se ne trova un altro, praticamente abbiamo il bonus di 5 punti in più. E uno potrebbe dire: Gio, ma a che cosa ti servono questi punti? Lo andiamo a vedere tra poco. Eccezionale. Trovati 4 tesori, avrai un bonus coupon. Dal prossimo tesoro ti do il doppio dei punti per ogni oggetto che troverai, coupon. Hai 10 secondi extra. Quindi da questo momento in poi, tutti i tesori che noi troveremo avranno doppio punto. L'antidisturbina, che valeva un punto, adesso ne vale 2. Trovalo in 5 secondi, ricevi 5 punti in più. Vedete, praticamente ho trovato il tesoro entro i 5 secondi, come vi ho detto prima, e quindi mi ha dato il punto in più, mi ha dato il punteggio in più. Dai. Dai, trovalo. Eccolo. Erba Ghisal. Un punto in più, perché appunto siamo superiori ai... Oh, 6 tesori come prima ci ho beccato. Oddio. No, ero quasi a 7. Ok, per sbloccare Neo Arc si sbloccheranno tante cose grazie alle ciocobeccate. Cioè, invece di figli, quando tutti i player erano 99, io figurati che con il Blitzball, quando giocai nella mia partita, avevo Tidus che praticamente tirava da centrocampo e segnava senza bisogno di fare tiri speciali, cioè talmente era livellato, talmente era forte che io tiravo da centrocampo e segnava, quindi ci sta. Allora, lastra incisa, 25 punti, pozione, antidisturbina, collirio, antidisturbina, eccetera, eccetera. Ok, e adesso abbiamo ufficialmente sbloccato la side quest delle ciocografie.
Cos'è questa lastra incisa? Fammi vedere. Dunque, è una lastra di pietra con un luogo inciso, Cupò. Ho l'impressione che ci sia un tesoro nascosto, Cupò. Perché non provi a cercare questo posto con Choco, Cupò? Il servizio stavolta è gratuito. Quando sei fuori con Choco, premi triangolo, scegli una lastra incisa e il luogo dove vuoi cercare i tesori. Poi prova Choco a beccare con quadrato. Senti, che dici se chiamiamo la lastra incisa Chocografia? Chocografia? Ora che ci penso bene, tanto tempo fa Choco era alla ricerca di qualcosa. Sono certo che ci sono tanti tesori da scoprire, Cupò. Potresti trovare anche delle carte, sono cose preziosissime. Cerca di non averne troppe, se no dovrei buttarle. Capito? Quindi noi abbiamo ufficialmente trovato le Chocografie. Le Chocografie non sono altro che tesori sparsi per il mondo. E quindi noi, grazie a queste lastre, a queste Chocografie, avremo la possibilità di trovare dei luoghi in giro per la mappa e trovare, collegati ad essi, ovviamente dei tesori. Ma non solo dei tesori materiali, ovvero cose che possiamo toccare con mano. Possiamo ottenere anche dei power-up speciali per Choco. E oggi, se ci riusciamo, ne avremo addirittura uno. Ok? Quindi, i punti invece che cosa sono? Cupò! Ho un servizio speciale per te. Ogni volta che trovi un tesoro, ti regalerò dei punti. Accumulane tanti che poi potrai permutarli. Quindi, come potete vedere, i punti che noi otteniamo dalle Choco beccate mi daranno dei punteggi. Quindi faremo Choco beccate, punti, e punti che possono essere scambiati per oggetti in gioco. Quindi questa è la meccanica che vi ho spiegato poco fa, ovvero di retribuzione praticamente all'interno del bosco. Quindi abbiamo la possibilità praticamente di accumulare questi punti per poi sbloccare nuovamente degli oggetti. Per il momento non c'è bisogno di lasciare stare. Voglio fare un'altra Choco beccata perché voglio tentare la fortuna suprema trovando un altro oggetto che mi interessa. Se non lo dovessi trovare adesso, ho il salvataggio dove ho già trovato tutto e quindi posso farvelo vedere. Ricominciamo. Cominciamo benissimo. Se magari però trovi il tesoro, mi fai un favore. Ok. Anche perché poi è maledetto, perché devi essere praticamente messo preciso per dove deve beccare lui, perché altrimenti non te lo fa beccare. Proprio è una merda. Ci sarebbe anche un trucchetto nella versione PC che potete utilizzare per essere un po' più efficienti nelle Choco beccate, se volete utilizzarlo, che vi farò vedere tra poco. Ovvero, se con questa Choco beccata non riusciamo a fare niente, vi farò vedere un trucchetto che potrete utilizzare ovviamente sulla versione PC, perché la versione PC lo può fare ovviamente, che sarebbe esattamente quello di aumentare la velocità, perché se aumentate la velocità del gioco, il timer avrà comunque lo stesso tempo, quindi a 0 secondi proprio preciso. Quindi che cosa succede? Che il tempo di gioco scorrerà nella maniera normale, mentre invece la velocità di gioco del vostro Chocobo è praticamente raddoppiata, quindi avrete il doppio delle possibilità di trovare ovviamente i tesori in poco tempo e quindi risparmiare tempo. Allora, vi faccio vedere con l'ultima Choco beccata che cosa intendo. Quindi aumentiamo la velocità e come potete vedere la velocità del Choco è un missile, è praticamente un siluro. Vedete? E già praticamente troviamo il tesoro, ma il tempo, se notate... Chocografia! Oddio, ce l'abbiamo fatta! Che culo! Ok, perfetto, a me interessava questo. Benissimo. Benissimo, a me interessava questo. Sono contento. Sono contentissimo, perché così posso caricare il salvataggio mio, che ho già preso tutto. Mi è andata di lusso, speriamo, madonna, se con Beatrix mi va così di lusso pure, stasera facciamo il botto, facciamo. Altra Chocografia, proprio a manetta proprio. Non potevo sperare in una partenza migliore.
Cioè, vedete come si è veloci, come si riescono... Cioè, abbiamo trovato praticamente 7 tesori con una facilità pazzesca. Quindi ci sta. Ok, però abbiamo trovato quello che mi interessava. Notate che ciocografia è scritto in maniera diversa? Infatti lui lo fa notare. Cos'è una ciocografia? Fammi vedere, Cupo. Dunque, dovrebbe essere un pezzo di ciocografia. La lastra è stata frantumata. C'è scritto qualcosa dietro, ma non riesco a leggere. Senti, la metto fra le rarità. Quando hai voglia, dagli un'occhiata, Cupo. Credo che se metti insieme le ciocografie, potrei creare una ciocografia completa, Cupo. Ok? Quindi è una cosa diversa. Scusate che mi sta suonando il tablet. Ok, perdonatemi. Eh sì, questa era la sveglia che dovevo utilizzare quando prendevo l'antibiotico, però siccome adesso l'antibiotico non ne devo prendere più, ovviamente la posso staccare. Allora, quindi qual è la differenza tra le ciocografie e le ciocografie? La differenza sta nel fatto che le ciocografie normali si possono utilizzare nella world map e indicano un luogo ben preciso, mentre invece le ciocografie, come potete vedere, nel cielo risiede terribile, affronto un luogo, una pista, Sid primo. Questi sono tutti luoghi, sono tutte indicazioni di dove si potrà trovare il Cioco Aeroparco, che è praticamente l'ultima zona disponibile che sbloccherà praticamente il nostro Chocobo nel momento in cui riuscirà addirittura a volare, perché il Chocobo diventerà talmente forte e diventerà talmente potente che potrà addirittura volare. Quindi è un luogo è un luogo a parte che avremo modo comunque di poter trovare in dei luoghi specifici, quindi avremo modo di poterne parlare. Detto ciò, usciamo, perché adesso posso caricare il salvataggio, posso caricare il mio salvataggio, visto che ho fatto praticamente tutto quello che dovevo farvi vedere, ovvero la ciocografia e la ciocografia, quindi posso tranquillamente caricare i miei salvataggi, quindi schermata iniziale, dato che lì ho già fatto tutto, quindi non perderemo praticamente tempo. Quindi carichiamo e carichiamo questa partita, che come potete vedere ha un'ora in più. E mi ritrovo praticamente nella stessa zona. Perché mi ritrovo nella stessa zona? Perché? Aspettate che devo risistemare i tasti. Che adesso ho capito perché funzionano, tra l'altro. E quindi un secondo, che rimettiamo anche le abilità che qua non le avevamo messe. Così le possiamo rimettere tutte. Ok, e ci siamo. Benissimo. Allora, anche in questo caso, come potete vedere, tra le rarità abbiamo la ciocografia, che è quella che praticamente vi ho fatto vedere poco fa. Inoltre, se rientriamo nel ciocobosco, vi faccio vedere una cosa che fortunatamente gli sviluppatori hanno voluto inserire all'interno del gioco, perché per uno come me, fissato con il completismo e con tutto ciò che c'è da fare all'interno del gioco, se volessi andare avanti... Mene mi dice che appunto Cioco dice che per ora non può trovare più ciocografie.
vuoi comunque fare una cioco beccata per 60 kill? Quindi il gioco fortunatamente ti avvisa quando in questa zona o soprattutto in questa fase del gioco hai già preso praticamente tutto ciò che dovevi prendere, ovvero tutte le ciocografie che dovevi prendere. Quindi fortunatamente noi non dobbiamo più cioco beccare per il momento e possiamo uscire. Quindi questa è una cosa che è veramente intelligente, perché ti consente di non perdere tempo sperando di trovare appunto cose che non puoi effettivamente trovare. C'è solo una piccola differenza, c'è solo una piccola cosa che magari non tutti sanno, ovvero il fatto che le ciocografie in realtà si possono già trovare tutte. A differenza delle ciocografie normali, che si sbloccano soltanto in determinati punti del gioco e in determinati punti dei luoghi, ovvero nel gioco golfo e poi successivamente anche nel gioco aeroparco, le ciocografie possono essere trovate già subito. Quindi se avete anche abbastanza fortuna, possono essere trovate tutte subito. Mentre invece le ciocografie no, quelle devono essere sbloccate piano piano. Quindi, se io adesso vi faccio vedere come funzionano le ciocografie nel mondo reale o comunque nella world map, funzionano così. Si preme triangolo, si apre il menu delle ciocografie e come potete vedere ci sono diversi luoghi che sono praticamente segnati e alcuni addirittura, come potete vedere, sono bloccati. Perché appunto il nostro ciocobo al momento non può raggiungerle quelle zone, perché manca, dai punti interrogativi, manca l'abilità in questo caso, o per meglio dire manca l'evoluzione che ci consente di approfittare di questo power up, e quindi siamo bloccati e non possiamo andare altrove. Le uniche che possiamo aprire sono queste, in teoria, che si trovano per l'appunto sul campo, ovvero field, quindi sul terreno. Se noi andiamo a vedere la primissima ciocografia, ovvero quella che trovi all'inizio, che si chiama lastra incisa e che poi Mene ti spiega essere una ciocografia, se noi la selezioniamo ci apparirà praticamente a schermo. La descrizione dice: c'è qualcosa di strano intorno al fiume che sfocia nel mare. Esatto, Mene sembra un po' tipo Mene Frego. Sfocia nel mare, cupò. Quindi una volta selezionata si esce e vedete che appare praticamente in alto a destra. Una volta che appare in alto a destra, noi possiamo ciocobeccare nella world map. Quindi abbiamo la possibilità di fare la stessa identica cosa che abbiamo fatto nel ciocobosco, però nella mappa. Quindi questa è una cosa fighissima. E se ci fate caso, ora, l'immagine ha l'effetto acquarello che un pochettino distorce l'immagine. E sta cosa in realtà non mi fa impazzire più di tanto. Però tecnicamente, se si leggono le descrizioni, bene o male si riesce a capire in che zona ci troviamo. In questo caso, essendo il primo tesoro, è ovviamente facilissimo. Infatti, dalla descrizione parla del fiume che sfocia nel mare, quindi praticamente qui c'è il fiume che sfocia nel mare, e se giriamo la telecamera in questo senso, come potete vedere, c'è praticamente il ponte. C'è praticamente qua il ponte. E poi qui c'è la catena montuosa, che ora con la nebbia non si vede, però come potete vedere abbiamo trovato il tesoro, proprio primo colpo, così, tac. E troviamo 2 elisir, 3 mega pozioni, 4 etere e 2 moon boot, che sono equipaggiamenti moon boot che noi non abbiamo mai visto, non abbiamo mai avuto la possibilità di trovare. Quindi le ciocografie perché sono importanti? Perché ovviamente ci consentono di ottenere degli oggetti ancora prima di ottenerli nella storia, quindi ci consentono appunto di sviluppare i personaggi e di far crescere i personaggi ore prima o minutaggi prima. Quindi è per questo che le ciocografie rappresentano la rottura, una delle rotture di Final Fantasy IX. Avremo la possibilità di vedere altre rotture in realtà, ma questa è una delle tante. Quindi scendiamo un attimo dal nostro ciocobo e andiamo a vedere cosa sono questi moon boot. Moon boot. Descrizione. Danno forza a chi li indossa. Rinvigoriscono l'attacco di elemento terra. Al momento noi attacco di elemento terra non ne abbiamo. Però guardate le abilità.
Vigilanza, HP 10% up e gambe. Quindi apprende delle abilità passive e attive. Vivi non può apprendere niente, quindi per il momento possiamo anche evitare. Gidan, invece, può apprendere vigilanza. Quindi è molto importante apprendere una come vigilanza. Vi spiegherò poi il perché. Mettiamo le Moon Boot. Tu invece cosa puoi apprendere? HP 10% up. Equina? Niente. Quindi tanto vale. Mettiamo i Moon Boot su Freya. A questo punto invece Vivi, che non deve apprendere più niente, prenderà l'anello Coral e dopo vi spiegherò il perché. A questo punto abbiamo un altro tesoro che possiamo prendere subito. Quindi apriamo il menu delle ciocografie e andiamo a vedere la descrizione fra i monti. Anzi no, fra i monti non era. Sì, era mi sa fra i monti invece. Sì, sud-ovest. Questa qua. Assomigliano ai monti che stanno di fronte al mare a sud-ovest del continente della nebbia. Le indicazioni in realtà sono abbastanza precise, se devo essere sincero. Però si potrebbe avere qualche difficoltà, perché quando si intende sud-ovest, ovviamente non si intende, cioè non si intende dalla vostra posizione, cioè si intende proprio nella mappa. Quindi dovete guardare appunto dov'è la direzione sud-ovest. Quindi in questo caso, se io guardo la mappa, dove si trova sud-ovest di fronte al mare tra i monti? Se vedete bene, qui c'è la zona indicata. Ci sono appunto due catene montuose. E qui di fronte abbiamo il mare, quindi di conseguenza noi dobbiamo arrivare fino a qua. Quindi, il menu delle ciocografie è aperto, mettiamo anche la mappa così a disposizione. No, aspettate un secondo perché... Esatto, quindi passiamo da qua. Vedete, possiamo attraversare questa zona e come potete vedere siamo praticamente... Ora, ricreiamo addirittura anche la ciocografia, vedete? Questo è il boschetto, questa è l'insenatura e qua abbiamo le due montagne che giustamente non si vedono a causa della nebbia, ma la zona sembra essere questa. Quindi, tesoro. Io mi ricordo, minchia, mi ricordo addirittura... dove bisogna andare a beccare per trovare il tesoro. Cioè, veramente, fuori di testa. Pozione. Mega pozione. Tenda, che sono utilissime. E t-shirt. Quindi un altro equipaggiamento che possiamo effettivamente andare a vedere che cos'è. Che cos'è la t-shirt? Cosa insegna? Licenza medica e shell. Solo che noi t-shirt ovviamente già le conoscevamo. Quindi diamola a Vivi, che aumenta la potenza magica. Tu ovviamente hai il busto che giustamente mettiamo il busto bronzeo. Tu non devi mettere niente. Tu hai già la t-shirt. Quindi per il momento non abbiamo nulla di eccezionale. Non dobbiamo fare nient'altro. Per quanto riguarda le ciocografie, per il momento ci fermiamo. Per il momento ci fermiamo, ma avremo modo di poter sfruttare e di poter level uppare addirittura il nostro cioco a brevissimo. Veramente a brevissimo. Quindi ci sta. Detto ciò, c'è una cosa che non abbiamo fatto la scorsa volta e di cui non abbiamo parlato la scorsa volta e che parleremo oggi, che sarebbe il secondo metodo per rompere il gioco di Final Fantasy IX. Perché il primo è... assolutamente le ciocografie consentono di ottenere oggetti veramente eccezionali, veramente veramente forti, anche ore prima rispetto alla storia principale, con il modo, o comunque in generale il modus operandi di Final Fantasy IX, che è veramente fatto bene dal punto di vista di difficoltà, perché ti consente comunque di crescere piano piano e ti consente comunque di non fare neanche i numeri giganteschi subito, in modo tale da rendere il tutto un po' più eccitante dal punto di vista di combattimento. Ma per chi ovviamente conosce il gioco avrà la possibilità di sfruttare un personaggio nel dettaglio. Questo personaggio è Quina. Quina, la volta scorsa, se vi ricordate, vi dissi essere uno, se non probabilmente, il personaggio più forte di Final Fantasy IX. Perché? Perché Quina
come magari chi ha dimestichezza con i personaggi e i ruoli che esistono sui Final Fantasy, è la maga blu. È la maga blu. Che cosa fa la maga blu, o il mago blu in questo caso? Apprende le tecniche dei nemici per poterle utilizzare ovviamente contro i nostri avversari. E noi adesso avremo la possibilità di apprendere diverse tecniche per Quina. E vi farò vedere dove si trovano le varie tecniche di Quina, proprio per poterle apprendere nel miglior modo possibile. I primi mostri da affrontare sono esattamente qui, nella zona della porta sud. Quindi iniziamo a cercare i nemici davanti alla porta sud. Vediamo chi c'è. Ok, tu sei il drago, perfetto. Il drago zombie, tecnicamente. Allora, attacchiamo. Ok, non dovrei shottarlo. Ok, benissimo. Alito fiammante. Ok, pezzo di infame. Come si apprendono le tecniche? Ovviamente uno potrebbe dire, ma come si apprendono le tecniche? Si apprendono tramite il divora. Quina ha la capacità di poter divorare il proprio avversario e apprenderne una tecnica. Come funziona il divora? Il divora funziona che se il nostro avversario possiede il 25% o meno di HP, può essere mangiato e quindi ucciso istantaneamente. Quando Quina invece va in trance, ottiene l'abilità cucina. L'abilità cucina aumenta la percentuale degli HP con la quale si può shottare il nemico. Da 25 passa al 50%. Quindi se il nostro avversario possiede almeno il 50% di HP, si può mangiare e quindi si shotta l'avversario. Quindi se noi andiamo a fare divora, ovviamente il drago zombie ha tanti HP, quindi non credo di poterlo mangiare adesso. Esatto. Vediamo, forse un attacco di Freya. Forse ha un po' più di HP, quindi ok, vediamo se adesso ci arriviamo. Ha preso merendina. Merendina in early game, quindi diciamo nelle fasi iniziali del gioco, nella versione iniziale di gioco, è una tra le abilità più forti che si possa prendere. Perché? Usa panacea verso tutti gli alleati. Quindi abbiamo la possibilità praticamente di rimuovere tutti gli status negativi in un colpo solo. Inoltre, se notate, ovviamente l'abilità è già masterata, perché una volta che noi abbiamo mangiato il nostro avversario abbiamo l'abilità masterata, quindi non abbiamo bisogno di mangiare più nemici per apprendere più volte l'abilità, basta un colpo solo e va bene così. Quindi utilizziamo la pozione e adesso continuiamo a cercare le altre creature che ci permettono di ottenere altre mosse per Quina. Ce n'è un altro di nemico che dobbiamo affrontare qua, sperando di trovare... No, un altro drago zombie, mi sa. Yes. Tra l'altro attacco alle spalle, proprio infamissimo. Ecco perché è importante apprendere vigilanza, proprio per evitare queste robe. Perché con vigilanza queste robe non succedono, ovvero il nemico non può attaccarti alle spalle. State tranquilli, ve le faccio vedere, è inutile che fate domande, state sereni, che adesso vi spiego tutto, non vi preoccupate. State easy, godetevela, anche se lo conoscete, io capisco che lo conoscete il gioco, tutto quello che volete, godetevela, ci sono cose che sicuramente non sapete, perché ci sono sicuramente cose che non sapete. Non vi preoccupate che io ve le spiego tutte, ripeto, 7, 8 e 9 per me sono enciclopedie, so tutto.
Quindi non vi preoccupate. Vi spiego tutto e vi faccio vedere tutto a tempo debito. Un'altra volta? No, ok. Eccoci qua. Secondo mostro da eliminare. Via. Aveva forse lo sciotto? Eh sì. Perché ha 600 HP lui, se non sbaglio. Devo mettere Freya dietro. Devo mettere Freya. Aspetta. Esatto. Perché ovviamente adesso i miei personaggi sono livellati e quindi giustamente fanno più danno e mi shottano i nemici. Ah, due sono qua addirittura. Beh, ottimo. Allora, con Quina non attacchiamo, tu attacca. Tu attacca. Tu fai un fire qui. Esatto. No, porca troia. Allora ne hanno meno di 600, ne hanno 500. Allora, un altro attacco qua e tu divora. No, è entrato in trance, vabbè. Vabbè, sarebbe stato impossibile tenere la trance di Gidan fino a Ghizamaluk. Me ne rendo conto, però vabbè. Però vabbè. Sarebbe stato bello. Ok, quindi un attacco di vivi. Perché se gli faccio un altro attacco con Freya, probabilmente lo sciotto. Dai. Perché se gli faccio un altro fire, probabilmente lo ammazzo. Qua sarà utile poi scan quando ti serve. Ok, difesa totale. Ragazzi, difesa totale è rottissima. È rottissima. Difesa totale è rottissima. Vi faccio vedere che cos'è difesa totale. Guardate innanzitutto quanto costa. 64 MP. Attiva Shell e Protect a tutti gli alleati. Cioè, voi sapete che cosa vuol dire poter attivare Shell e Protect a tutti gli alleati in un colpo solo? Cioè, voi già state iniziando a capire perché Quina è effettivamente così forte. Proprio per questo motivo, perché apprende queste tecniche che sono un qualcosa di assurdo. Ecco, ora c'è anche lui. Vabbè, lui lo potrei anche apprendere in realtà a Burmesia, però no, Gidan, no. L'ho sciotto con Gidan. Ok, Vanish. Perfetto. Vanish in realtà è una tecnica abbastanza inutile, in realtà. Non si utilizza praticamente mai, perché non c'è motivo di utilizzare Vanish. Però, tra l'altro, immaginate la cosa crudele del fatto che tu stai combattendo e Quina a un certo punto si mangia letteralmente l'avversario. Cioè, voi vedete, immaginatevi la scena, no? Che tipo loro stanno combattendo e a un certo punto Quina arriva, si prende l'avversario e se lo mangia. Cioè, proprio solo con coltello e forchetta, piglia e se lo va davanti a tutti. Cioè, sta cosa è raccapricciante. Ok, e i tre nemici di questa zona li abbiamo presi. Adesso, invece, ci dobbiamo trasferire di qua. Ci dobbiamo trasferire qui, ovvero vicino alla palude dei Q. Tra l'altro, la palude dei Q avremo modo di rientrarci, perché c'è un'altra tecnica che dobbiamo prendere. Ce n'è una in particolare che dobbiamo trovare. Vabbè, i draghi li abbiamo già presi, quindi possiamo andare via. Se riusciamo ad andare via.
Ok. Si possono trovare sia dentro la palude dei Q, ma anche girando qua attorno, nella zona questa qui, nella zona più interna. Quindi non il terreno normale, ma il terreno appunto della palude. Ci sono alcuni avversari che devo cercare. E poi uno proprio dentro la palude, se non mi ricordo male. I granchietti. Ovviamente alle spalle, giustamente. I granchietti invece mi ricordo che non davano niente in realtà. Potamon si chiamano tra l'altro. Minchia. Ovviamente magie di tipo acqua, perché giustamente ci troviamo alla palude. Letale, proprio così, giusto per essere... Ah, idrorespiro, ok. Anche idrorespiro molto forte. Però non mi ricordavo lo dessero loro idrorespiro, sinceramente. Mi ricordavo un altro nemico. Vabbè. Tanto li dobbiamo affrontare tutti, quindi non è un problema. Allora, giriamo. Ce n'è uno in particolare che dobbiamo prendere come tecnica. Una in particolare che dobbiamo necessariamente prendere. I granchietti di nuovo. Quindi possiamo andare via. Ovviamente i danni sono molto ridotti perché siamo abbastanza forti. Però... Oh. E che palle però. Qui tra l'altro in Final Fantasy IX la fuga è resa tremendamente... cioè in maniera tremendamente brutta. Perché tecnicamente ti costringono in un modo o nell'altro a sfruttare la tecnica di Gidan di gambe. Cioè vogliono in un qualche modo costringerti ad utilizzare gambe di Gidan. Cosa che io non ho intenzione di fare. Perché non voglio perdere soldi. Mentre... Ovviamente mentre scappo. Perché non è una cosa che è fattibile. Allora, dai, spuntate, per favore. Oh, eccola qua. Il ranocchio. Oh, no, tu non attaccare perché la sciotti. Ecco, attacca tu. Attacca tu. Mi sa che devo fare qualche danno in più. Troppo poco gli ho tolto. Forse tra l'altro Blizzara. Magia di livello 2. 104 gli ho tolto. Kero Shot. Un'altra delle tecniche probabilmente più forti però in endgame. Se prima abbiamo visto Merendina, che è praticamente la tecnica più forte in early game, adesso invece stiamo vedendo Kero Shot, che è la tecnica più forte in endgame. Perché è la tecnica più forte in endgame? Perché è praticamente un moltiplicatore di danno in base a quante rane abbiamo raccolto durante il gioco. Quindi più rane raccogliamo durante il gioco e ovviamente più danno faremo ai nostri avversari.
No! Idrorespiro, questa è la stessa tecnica che abbiamo appreso poco fa. Guardate quanto è forte. E vediamo se qui no. Ok, 77. Idrorespiro è forte. Quasi si quasi rischia. Dai, mangiatelo. 46, 77. Ok, dovremmo farcela. Ok, lui giustamente che schifo, perché abbiamo già preso idrorespiro. Se non mi ricordo male, loro davano anche idrorespiro. Ecco perché non mi ricordavo l'idrorespiro dai granchi. Perché anche loro dovevano dare idrorespiro, se non ricordo male. Potrei ricordare qualcosina male. Ovviamente le tecniche non le ricordo tutte al 100%, ma le ricordo quando le vedo. Questo perché? Perché non ho studiato a memoria il gioco. L'ho studiato anche in base all'esperienza che ho io di gioco. Ma poi tutti alle spalle mi azzicano. Tutti alle spalle mi azzicano. Ok, tecnicamente qui dentro la palude non dovrei prendere più niente, perché c'erano anche i draghi, ma i draghi li ho presi dall'altro lato, quindi possiamo uscire. Ok, a questo punto dobbiamo fare un'altra cosa che non abbiamo fatto la volta scorsa. Dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo necessariamente tornare indietro. Quindi andiamo al primo livello. Saliamo al secondo livello. Adesso qua vi faccio vedere un'altra cosa. Torniamo indietro. Dobbiamo letteralmente uscire dal castello, ma dall'altro lato. Cioè usciremo praticamente dalla zona pedonale del castello per fare un'altra cosa. Prima andiamo al borgo commerciale, che tra l'altro è lo stesso borgo dove dobbiamo appunto andare, però stavo riflettendo un attimo sul da farsi. Ok, eccoci qua. Mi raccomando, queste cose bisogna farle prima di entrare da Ghizamaluk, ovvero prima di entrare nella grotta di Ghizamaluk, perché se fate partire la cutscene dove i nostri personaggi parlano con i soldati al di fuori di Ghizamaluk, non sarà più possibile tornare indietro. Verrete bloccati, verrete soft lockati in questa zona di gioco, quindi non potrete più tornare qui a Lindblom. E noi invece ci dobbiamo tornare per due motivi. Il primo è acquistare i cappelli di Merlino. E non ne dobbiamo acquistare 2, 3, 4. Ne acquistiamo 99. Poi vedrete perché. Per il momento acquistiamo i cappelli di Merlino. Vi ricordate che abbiamo preso anche le fasce tempo fa a Dali? Ecco, immaginate che fasce e cappelli di Merlino servono a questo scopo. Andiamo a prendere un'altra tecnica che si trova qui nella foresta, sperando di non incontrare il ragtime, perché ok, perché per il momento il ragtime non mi interessa. Oh, 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 salve signorina, stavo esattamente cercando te. Allora, tu te ne puoi andare a cagare. Tu prendi danno. Quanto t'ho fatto? 140. Credo di poter fare qualcosa di più di danno.
Ecco, questo pellicano, questa sorta di pellicano, è il mio mostro preferito del primo CD. E uno potrebbe dire, ma perché è il tuo preferito del primo CD? Ora ve lo fo vedere. Ora ve lo fo vedere. Oh, spero di non shottarlo. E invece l'ho shotto, va bene. Ok, allora devo fare un fire. Effettivamente questi hanno pochi HP. Io sono convinto che ne abbiano tanti. Ma effettivamente io faccio tanti danni. Quindi, vabbè. Comunque, questo pellicano è il mio mostro preferito di tutto il CD1. Insegna la tecnica. Una delle tecniche più forti che Quina possa mai apprendere in Final Fantasy, no. Il Limit Globe. E se qualcuno già sa che cos'è il Limit Globe, probabilmente ha avuto un'erezione. Come me in questo... No, non è vero, sto scherzando. Esageriamo. Va bene il meme, però. Però per il meme, così. Però Limit Globe è un nome importante. Allora, ok. Allora, tu attacca normalmente. Sì, grazie. Ok. Divora. Vediamo se ci riusciamo. Va bene. Attacca di nuovo. Purtroppo sono costretto a fare attaccare vivi, perché con gli altri faccio troppo danno. Quindi è una cosa, è un lavoro, un po' di pazienza, un po' di fino. Va bene. Va benissimo. Ok, credo che adesso dovremmo riuscirci, perché ho fatto 120, quindi... Eccolo qua. Ha preso Limit Globe. Ragazzi, Limit Globe è una delle tecniche, se non la tecnica più forte che Quina, insieme a Merendina, ma per un fatto di utilità, possa apprendere all'interno del gioco. Limit Globe costa soltanto 10 MP e guardate che cosa fa. Provoca danni non elementali a un alleato o nemico. Ma la descrizione in realtà è un po' fuorviante. È decisamente fuorviante, perché i danni che noi effettuiamo con Limit Globe vengono calcolati quasi, e ripeto quasi, in base a quanti HP possiede Quina. Oh, ecco, qui c'è l'altro nemico. Però non è una sorta di attacco differenziale. Non è come Dividi Impera. Non è come il Dividi Impera di Steiner, ad esempio. È una cosa un po' più sottile. È una cosa un po' più sottile. Ovvero, se Quina riesce ad avere un solo HP di vita, praticamente con Limit Globe effettuerà fissi 9999 danni. Quindi la regola diciamo speciale dell'attacco di Quina è questa, ovvero se possiede un solo HP avrà la possibilità di fare 9999 danni fissi. E voi sapete che cosa vuol dire? Berbero Barbaro, grazie per il follow, benvenuto. E voi sapete che cosa vuol dire effettuare... No, 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 statti calmo. Statti calmo che ti devo mangiare. Ho paura che se lo attacco con Freya lo shotto. Quindi voglio andarci piano. Ti prego, vivi. Ti prego, Quina, magnatelo. Merda.
Non scoppiare. Va bene, posso attaccare mi sa due volte con Freya nel Pyros. Il Pyros effettivamente è stronzo. E quindi vi stavo dicendo che Limit Globe è potente, è veramente potente. Perché? Perché appunto consente a Quina di fare fissi 9999. È vero che dovete tenerla con 1 di HP, ma c'è la possibilità di proteggere Quina con altruismo o con altre, diciamo, o con altre tecniche che tecnicamente permettono ai personaggi di subire danni. Anche Gentleman funziona. Se vi ricordate bene, Quina, per come ve l'ho descritta io, viene definita dal gioco come una donna. Quindi Gidan, quando Quina subisce dei danni con pochi HP, parerà i suoi colpi. Quindi sia altruismo che Gentleman possono proteggere Quina. E questa è una cosa importante, perché se volete sfruttare il Limit Globe potrete farlo. Potete farlo. Ok. No, no, la difende, la difende. La difende. Ok, vediamo se ce la facciamo subito. Porca paletta. Ho paura di shottarlo con un altro colpo. Devo provare un altro attacco con Freya, sperando di non shottarlo. Ok, perfetto. Dai, Quina! Dai, che anche lui ha una bella abilità. Ecco, vivi in trance, perfetto. Ok, velocizziamo, che sennò ci stiamo 2 ore. Non mi ricordavo avesse sti HP infami. E niente, mi sa che qua ora scoppia. Non scoppiare. Oh, grigliata. Finalmente, madonna che palle. Grigliata è un'altra abilità fortissima. Ovviamente è un po' particolare grigliata, perché comunque bisogna anche saperla utilizzare. Però è un'ottima abilità, perché causa lo status calore al nostro avversario. Che cos'è lo status calore? Lo status calore praticamente ti consente di morire se effettui un'azione. Quindi se io infliggo calore a un avversario e quell'avversario effettua una qualsiasi azione, muore. Il turno dopo muore, cioè appena compie l'azione viene shottato, proprio causa morte. Come si fa a contrastare grigliata? O comunque come si fa a contrastare il calore? O avendo la passiva isotermia, che ti consente comunque di non subire danni né di freddo né di calore, oppure utilizzare delle magie di tipo acqua sull'avversario, o anche ghiaccio. Quindi sia Blizzard, Idro e questo tipo di magie funzionano per cancellare lo status calore. Quindi è molto 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 buona questa cosa. È veramente molto molto buona. Se ovviamente subite uno status calore. C'è anche da dire che siamo all'inizio del gioco, quindi non ci sono mostri che effettuano questo tipo di danno. Quindi non c'è problema, però... è giusto saperlo, perché c'è un boss che incontreremo più avanti che effettuerà danni ed effettuerà attacchi che infliggeranno calore. E io su questo boss, la prima volta che giocai a Final Fantasy IX, mi ci sono piantato, perché non riuscivo a batterlo. Lui mi faceva grigliata su mi faceva grigliata praticamente su tutto il party e me li shottava uno a uno.
e io non avevo la possibilità di poter reagire, fino a quando poi ho appreso isotermia e allora lì ho fatto un gesto dell'ombrello grosso quanto una casa. Andiamo a vedere nel frattempo come sta andando la situazione. Guardate già quante abilità abbiamo imparato. E credo che per il momento siano tutte, perché abbiamo Grigliata, abbiamo Vanish, abbiamo il Keroshot. Sì, credo che per il momento siano tutte. Abbiamo difesa totale, idrorespiro. Sì, credo che per il momento le abbiamo tutte. Se me ne manca qualcuna, sicuramente la posso andare a recuperare dopo. Anche perché qui le abbiamo prese tutte. Vabbè, qua sti pellicani se ne possono andare a cagare. Tra l'altro tutti attacchi alle spalle, allucinante. Cioè, ho messo vigilanza, cioè volevo far apprendere vigilanza Gidan. Tutti attacchi alle spalle, avevo fisso. Niente, vabbè. Come volete voi. Tanto non c'è problema. Io non ho problema. Il ragno non dà niente come tecniche, quindi potete tranquillamente... Potete tranquillamente... Vabbè, attacchiamoli, dai. Quanto mi manca per finire, eh? Ragazzi, ancora stiamo finendo il CD1, se ce la facciamo. Ancora abbiamo voglia di giocare. Se ci riusciamo, oggi forse finisco il CD1. Se sono fortunato. Perché devo anche essere fortunato in un certo senso. E chi sa, sa. Chi ha visto la prima volta che abbiamo fatto Final Fantasy 9... sa a che cosa mi riferisco nello specifico. Allora, qui andiamo e ritorniamo al castello. Adesso possiamo uscire nuovamente. Possiamo uscire nuovamente. Ora io faccio un altro salvataggio, perché mi devo fare poi un check delle tecniche, ma credo che per il momento non ne debba prendere più. Sono abbastanza convinto che non ne debba prendere più. Le ho tutte per ora. Però non si sa mai. Vabbè, al castello di Limblum non devo prendere più niente. Quello è poco ma sicuro. Però forse nella palude, come il sospetto che me ne manchi qualcuna. Ma non lo so, poi controllerò meglio magari. Mi faccio un giro per conto mio e controllo meglio. Ci sono tantissime cose che devo fare, quindi preferisco andare avanti e poi fare un salvataggio dove magari recupero il tempo perso. Però per il momento preferisco andare avanti. Allora, andiamo alla porta del drago terrestre. Usciamo, ovviamente, perché adesso possiamo uscire. Ok. Qui non c'è nulla che mi interessi. E possiamo uscire. Andiamo sul nostro ciocobino. E let's go. Eccoci qua. Mi raccomando, vi ricordo, se volete apprendere le tecniche di Quina, apprendetele prima di entrare alla grotta di Ghizamaluk, perché una volta entrate nella grotta di Ghizamaluk non potrete tornare indietro al castello. Quindi salviamo, faccio un salvataggio a parte. Ok, così posso bene o male gestire le tecniche se ancora non le ho prese tutte. Ed entriamo, proseguiamo un po' con la trama. Grotta di Ghizamaluk, guardate che bello. Tra l'altro c'è la host nuova. Guardie. Coraggio. Sono Freya, mi riconosci? Maledetti. Quei maghi neri sono proprio delle canaglie. Io... Ecco, vivi poverino. Non ce l'abbiamo con te, lo sappiamo che tu non c'entri. Non possono essere i tuoi simili. Impossibile. Ora dobbiamo pensare al re. Sbrighiamoci, Gidan. Certo, giustamente vivi... sa benissimo di non appartenere
di non appartenere a quella razza di maghi neri, però è come quando ci sono i meme sui napoletani o i meme sui siciliani, no? Che anche se tu sei come me siciliano e vedi i meme sui siciliani, un pochettino ci resti male, anche se sai che tu non fai parte di quella cerchia. È come quando dicono tutti i siciliani sono mafiosi, tu sai di non essere mafioso, però da un lato ci stai male perché dici guarda che considerazione hanno di me o comunque della mia gente, quando in realtà la mafia è semplicemente un granello di sabbia in confronto a tutte le persone oneste che ci sono in giro per il mondo. Però ovviamente c'è sempre lo stereotipo di mezzo. Se Doug è davvero qui potrebbe trovarsi in pericolo. Dai, muoviamoci. Tra l'altro affronteremo il boss di Ghizamaluk in una maniera bellissima. Stai bene? Tu non sei con i maghi neri? No, sono dei vostri. Ah, sto per morire. Prendi questa campana e vai subito al palazzo. Ne avevo due, ma una me l'hanno rubata i maghi neri. Vai a salvare il re, ma stai attento, sono... Ehi, ci penserò io al re. Ottenuto campana di Ghizza. C'è una piccola cosa che si discute nella community di Final Fantasy IX del fatto del perché effettivamente questi topi quando muoiono non svaniscono. Se c'è una cosa particolare su Final Fantasy IX è che quando i nemici vengono uccisi o quando in generale le persone vengono uccise in realtà spariscono. Si pensa al fatto che questi topi, essendo non esseri umani, in realtà abbiano un'amministrazione divina diversa. Quindi non facciano parte della stessa amministrazione divina di paradiso, inferno o di quello che sia, delle persone comuni, ovvero delle persone umane, e loro abbiano una amministrazione per quanto riguarda vita e morte completamente diversa. Infatti i loro corpi non spariscono, mentre invece se notate i corpi delle persone in generale spariscono, proprio perché si pensa che all'interno del mondo di Final Fantasy IX le persone quando spariscono vengono praticamente assorbite dalle divinità, ovvero dalle evocazioni. Loro invece, non possedendo questa, diciamo, fede nei confronti delle vocazioni, non spariscono e rimangono fissi, e rimangono morti, fermi. Questa è una piccola cosa che non ha nessun fondamento, ma è una teoria che ovviamente è stata fatta da coloro che giustamente sono amanti della saga di Final Fantasy IX e quindi decidono appunto di fare queste teorie. Più che materia dovresti diventare, non lo so, cioè dipende, dovresti morire intanto se hai fede su Sephiroth. No vabbè, indovina indovinello, ma che sei deficiente? No, ma facciamo fuori questo demente. Ecco qua, maghi neri, via. Cominciamo e sciottiamoli tutti. Easy. Freya, posso metterla anche davanti in realtà adesso. Posso posizionarla davanti. Non ho più bisogno di tenerla dietro. Così le faccio fare un po' più di danno. Che poi tecnicamente Freya parte dalla seconda fila perché in teoria le dovrebbe fare il salto, lanciare la lancia, fare danno, eccetera, eccetera. Però vabbè. Tra l'altro c'è una piccola cosa che mi sono dimenticato di dirvi la prima volta, ovvero il fatto che Freya in realtà nella descrizione del gioco viene descritta con la mano dominante destra, mentre in realtà Freya ha la mano dominante sinistra. Se ci fate caso, Freya praticamente, così come anche Kane di Final Fantasy IV, essendo Dragoon, ha la mano dominante sinistra. Questa è una piccola citazione, un piccolo trivia per chi non lo sapeva e adesso lo sa. Ovviamente durante la mia run vi darò anche queste piccole spiegazioni, queste piccole chicche di dettagli
se non le avete attenzionate. Anche perché è giusto che sia così. In che senso sono loro due o tu? Ah, intendi come tutti. Ah, ok, tutti i dragoon. In teoria non sono tutti i dragoon dominanti con la sinistra. Perché Aranea, per esempio, non lo è. Aranea è dominante destra, per esempio. Poi Fang, oddio. Fang, dragoon. Non so se posso definirlo effettivamente Fang come dragoon. Oh, una campana. E andiamo a suonare questa porta. No, no, degli altri comunque non c'entra. Il riferimento è palese su Kane. Perché Kane è comunque il primo dragoon praticamente che si vede nella saga di Final Fantasy. E Kane, per l'appunto, ha la mano dominante sinistra. Sid, per esempio, di Final Fantasy VII, anche se ha la lancia, la mano dominante è destra pure. Vedete che Freya tiene la lancia con la mano sinistra? Quando prende il volo, tiene la lancia sulla mano sinistra e poi si lancia. Perché la mano dominante è la sinistra, non è la destra. Ah no, sì, devo tornare indietro. Abbiamo preso la campana. E andiamo di qua. Ora c'è una piccola cosa che bisogna fare, ovvero tornare indietro. Non è la stessa cosa. Non si possono paragonare. Rykard con Kane non si possono paragonare. Anche perché appunto Kane è un protagonista. Quindi guanti di Mithril, che noi abbiamo già, quindi tecnicamente non ci servono a niente. Però l'oggetto interessante da prendere è questo, il cappello Jolly, che dobbiamo dare subito a Vivi, perché impara Slow, che sarà fondamentale per quello che ho intenzione di fare. Proprio fondamentale al 100%. Amore, luce dei miei occhi, adorato, tesoro. Ehi, Moguri, ma che ti prende? Mio marito è rimasto intrappolato sotto questa campana gigantissima e non riesco a farlo uscire, Cupò. Poverino, dobbiamo aiutarlo. Ci siamo appena sposati, Sig Sig. E quei mostri me l'hanno già maltrattato, Sig Sig. Perché proprio lui, Cupò? Guardate che bello il dettaglio del fatto che praticamente c'è la Moguri femmina, no? Col toppino, no? Che tipo sta a simboleggiare tipo il fatto che sia femminuccia. Anche tutti insieme non ce la faremo mai a sollevare questa campana. E allora che si fa? Lo so io! Mogu Mogu! Mogu Mogu! Mogu Mogu! Mogu Mogu! Che vuoi? Senti, tu, bimbo! Mogu Mogu Mogu! Hai dei semi di Cupò? Sì, li ho presi lì in Limbloom. Me li dai? Certo. Vivi ovviamente li avrebbe dati subito. Grazie, Cupò! Amore, guarda, hai tutti dati i semi di Cupò! Tipo, amore, ci sono le gocciole! Io mi sono immaginato sempre questa scena. Io adoro i semi di Cupò. Aspettami, amore! Cioè, praticamente ha sfondato la campana per i semi. Ah, grazie, Cupò. Tesoro! Cioè, lui ha sfondato praticamente la campana pur di prendere i semi di Cupò. Quella coppietta mi preoccupa un po'. Eh sì. E qui cosa abbiamo?
un'altra campana di Giza. Quindi abbiamo una campana in più, in teoria. Sì, è decisamente lui il più forte. Che tra l'altro loro sono entrati nella porta senza la campana. Cioè proprio hanno sfondato anche la porta. Che buoni semi di Kupo. Piacciono anche a te? Sì. E allora andiamo d'accordo, Kupo. E ora parliamo con lei. Grazie per prima, Kupo. Ora potremo vivere felici. Mogunet. Niente lettere, quindi non c'è niente da fare. Va bene così. E qui, ragazzi, salviamo. Salviamo perché voglio fare una cosa. Prima andremo a fare... altro salvataggio, anche in questo caso. Perché faccio un altro salvataggio? Perché in realtà... prima di andare avanti, ovvero prima di andare... prima di andare in questa zona che... fuori no! Sentite? Il Moguri... il Moguri ci... aspetta che qua c'è il messaggio. Sì, sì, lo so che là sopra c'è la montagna con i Grand Dragon. Noi li affronteremo e li uccideremo anche i Grand Dragon. Quindi ciao Ale, non t'avevo visto. Li affronteremo e li sconfiggeremo anche i Grand Dragon. Quindi non vi preoccupate. Come potete notare, il Moguri praticamente ci ha avvisato del fatto di non uscire fuori. Ci ha detto fuori no. Vedete? Perché fuori no? Se noi effettivamente usciamo, non sembra esserci qualcosa di grave. Non c'è bisogno di morte livello 5. Non c'è bisogno di morte livello 5. Questa è una delle zone probabilmente più traumatiche dei giocatori di Final Fantasy IX. Perché la prima volta che praticamente salgono la corda e vedono questa zona, dicono vabbè, è una zona normalissima, noi ora ci facciamo un giretto, combattiamo, facciamo un po' di esperienza, facciamo qualcosa di particolare, eccetera eccetera, no? Dici vabbè, dice cosa potrà mai succedere, no? In una zona del genere, beh, potrebbe succedere questo, che se noi siamo in giro e andiamo a combattere potremmo incappare in questo. Non è a livello 99. Cosa potrà mai andare storto? Con un attacco mi ha tolto 3500 e ora fa un Tandaga. Dobbiamo scappare. Dobbiamo decisamente scappare. Tra l'altro qui si è spoilerato il motivo per il quale abbiamo fatto vincere Freya alla sagra della caccia. Perché come potete notare, i Grand Dragon effettuano danni di tipo tuono. Effettuando danni di tipo tuono, no, si può scappare. Solo che il drago, essendo più veloce di me, attacca più volte, però si può scappare. Per chi non lo sapesse, questo Grand Dragon ha la probabilità di spawnare del 100% su questa pianura. Quindi tutta la zona che noi praticamente percorriamo qui è invasa letteralmente dai Grand Dragon. I Grand Dragon sono dei mostri fortissimi, probabilmente uno tra i più forti mostri presenti comuni all'interno del gioco, dato che partono con una base di livello 60. Quindi tutti i Grand Dragon che noi affronteremo praticamente su questa pianura sono di livello 60. Esiste un altro mostro, ecco, che adesso probabilmente vedremo qua, eccolo qua,
che è il Garuda. Che ora probabilmente mi sciotta perché mi sciotta, però va bene. Fortuna che ho salvato. Ecco. Che effettua Firaga. E ci ha sciottati. Primo game over della storia, del gioco, ma vabbè, ci sta. Era giusto per farvelo vedere, perché... Era giusto per farvelo vedere. E questi Garuda, all'interno della foresta, che spawnano praticamente al 100%, tranne quello amichevole, perché è possibile incontrare anche il Garuda amichevole, praticamente, in questa fase di gioco. Ovviamente c'è il continuo che mi aiuta in questo caso. Il Garuda che spawna qui all'interno della foresta invece è di livello 33. Quindi diciamo è già la metà rispetto al Grand Dragon. Ed è diciamo più abbordabile da affrontare, soprattutto se è da solo, soprattutto se lo trovate in singola copia. Il problema del Garuda, a differenza del Grand Dragon, che comunque spawna sempre e solo, cioè il Grand Dragon spunterà sempre e unicamente da solo. Non potrete trovare due Grand Dragon, ne troverete sempre solo uno. I Garuda purtroppo possono spuntare anche a gruppi di tre. Quindi il problema di base è che se beccate un gruppo con tre Garuda siete praticamente fottuti. Il consiglio che ovviamente vi posso dare io è quello di affrontarli a due a due. Se riuscite addirittura con Quina a farla morire e farla resuscitare con un solo HP, il gioco è molto più facile, perché grazie al Limit Globe potrete tranquillamente effettuare diverse robe. Tra l'altro, un'altra tecnica che devo imparare, che ora che ci sto pensando, è Zuccone. Io non ho imparato Zuccone. Aspetta, Cupo. Devo andare a imparare Zuccone. Tieni, Cupo. Campana sacra. Portami altri semi di Cupo, ok? Ok. Tranquillo, non ti preoccupare. Io devo andare ad apprendere Zuccone. Ah, mica, tra l'altro non l'ho aperta la porta, lol. Perché c'è anche la tecnica Zuccone che non è male. Ok, così apriamo anche la campana qua. Che se non ricordo male era appunto quella tecnica che si apprende nella palude, che era quella che mi mancava. Ecco qual era la tecnica che mi serviva, era proprio Zuccone. Che però si trova qua, la dobbiamo apprendere qua. Zuccone è un'altra tecnica carina, in realtà non è male. Perché appunto fa danni proporzionali alla differenza di HP che possiede Quina. No, non sei tu. Praticamente fa danni HP in proporzione alla differenza di HP massimi e minimi di Quina. Quindi meno HP abbiamo e più danni fa. Quindi è molto comoda questa cosa. Oddio, minchia, Quina che va in trance, peccato. Veramente peccato. Un grosso peccato. Allora, dai, dobbiamo prendere Zuccone. Minchia, ora non mi ricordo chi dava Zuccone, però. Non mi ricordo se era dentro la palude o se lo potevo trovare anche qua fuori. No. Tu sei la difesa. Quindi non c'entra. Forse era dentro la palude, sai? Che se no lo dovrei andare a guardare un secondo. E che non lo vorrei andare a guardare, mi secco. Però Zuccone effettivamente lo dovrei apprendere. Lo posso apprendere anche dopo in realtà.
Perché Zuccone si può prendere anche dopo. Però averla adesso è una bella tecnica. È comoda, molto comoda. Ok. Allora, evitiamo di perdere tempo. Aspetta, questa me la vado a cercare. Così evito tempo. Perché almeno così non perdo tempo. Sì, però minchia, c'è una guida fatta seria, non c'è. Allora, vabbè, sì, Goblin Punch non mi interessa. C'era Zuccone. Vabbè, limite. Eccolo, Zuccone. Ah, il Boggy. Ah, anche lo Skeleton lo apprende. Ah, non me lo ricordavo lo Skeleton. Allora, vabbè, lo Skeleton si trova dentro Ghizamaluk. Quindi posso farlo anche da là. Il Boggy è sulla prateria, però. Quindi non era nella palude. Mi ricordavo nella palude. Va bene. E allora sì, devo andare nella... O nella zona... Nella zona, diciamo, di prateria. Quindi non nella zona di... Se no ci sarebbe anche lo Skeleton che posso fare. Però vabbè, facciamo da qua. Allora, sali. Ecco. In questa zona dovrei trovare i Boggy. Che sono praticamente quelli rosa. Ah, loro danno camomilla. Se no, no, cosa davano loro? Aspetta. Minchia. Shottato malissimo. Troppo io le tecniche non me le posso ricordare tutte al 100%. Sarei un folle. Cioè me le ricordo la maggior parte, ma tutte non ce la farei. E non ho problemi a dirlo perché non sono un computer. Che poi, oddio, me le ricordo le tecniche, solo che faccio confusione su dove le trovi. Perché i mostri, giustamente, un conto è che li vedi da una parte, poi li vedi da un'altra parte. Ma però la Pisserex, se non sbaglio, cosa dava? Non dava niente, forse. Dai, dai. Ah, ecco, Zuccone, ok. Anche loro lo davano, a posto. Zuccone. Però qua non lo diceva la Pisserex. Boh, secondo me questi sono tutti fuori di testa. Allora, Zuccone a posto. Basta, perfetto, vedi, easy. Nessun problema. Abbiamo preso quello che mi interessava. Zuccone. Ok, via. Come vi stavo dicendo prima, perché Zuccone è un'ottima abilità da poter utilizzare praticamente sempre? Perché Zuccone, a parte che costa soltanto 12 MP, quindi non è affatto male, ma inoltre
toglie HP a un membro pari alla differenza fra il proprio HP massimo e l'attuale. Quindi più Quina è ferita e quindi ha meno HP, e più Quina fa danno. Quindi è veramente veramente comoda. Diciamo che è una versione low budget di Limit Globe, perché se riuscite a fare Limit Globe ovviamente avete un risultato più alto, avete un risultato eccezionale. Se invece fate Zuccone avete un risultato decente, o comunque un po' più diciamo un po' più, un po' meno forte rispetto al Limit Globe, ma più forte rispetto a un attacco normale. Per il momento non voglio andare a livellare, cioè non voglio andare a sconfiggere il Grand Dragon. Perché non voglio sconfiggere il Grand Dragon adesso? Perché voglio prendere prima il ramo ghiacciato che possiede Ghizamaluk. Una volta ottenuto il ramo ghiacciato, torneremo indietro, o meglio io tornerò indietro, perché poi farò tutta sta parte io da solo, e livellerò i personaggi. Quindi noi per ora andremo avanti con la storia. Magari livelliamo un pochettino, ma andremo avanti con la storia. Su, forza! Signorina Freya, dovete stare attenta. Ho visto due tipi sospetti avvicinare Ghizamaluk. Poi all'improvviso è impazzito. Esatto, Zone e Son hanno praticamente incantato Ghizamaluk. E lo hanno reso aggressivo. E quindi noi adesso dobbiamo affrontarlo. E la musica è la musica da boss. Quindi appunto abbiamo un boss. Però questo boss possiamo tranquillamente renderlo inoffensivo con un modo, con una tecnica un po' particolare. Ovvero con il metodo della tenda. Che vuol dire? Ora lo vedete. Ti ha morso un serpente velenoso. Perché questo? Perché la tenda, essendo un oggetto che si utilizza nella world map e che ti consente di curare tutti gli HP e gli MP dei personaggi, se utilizzata in battaglia, ha un effetto collaterale. Se voi la utilizzate su un personaggio, può, ovviamente non è sicura al 100%, ma può effettivamente avere un effetto collaterale, ovvero quello di curarti gli HP e gli MP, ma al tempo stesso infliggerti mutismo e blind contemporaneamente. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che il mutismo ti impedisce di utilizzare le magie e le tecniche, perché comunque per utilizzarle tu devi pronunciare la magia e la tecnica, e il blind che invece ti penalizza per quanto riguarda l'attacco fisico. Quindi Ghizamaluk con la tenda si può tranquillamente rendere un cagnolino inoffensivo che praticamente non farà più niente. È un boss che puoi tranquillamente annichilire con questo metodo. Ciao, ciao Trusharp. Quindi slow. Vedete, non puoi parlare, quindi non può lanciare incantesimi. E iniziamo a rubare. Ora comincia la tortura. Allora, Elisir va benissimo. Vedete, lui fa mancato perché ovviamente il blind adesso ci aiuta. Non hai rubato niente, benissimo. Non puoi parlare, vedete? Lui non può fare incantesimi. Cappello Jolly, ok. Adesso manca soltanto il ramo ghiacciato, l'ultimo oggetto. Lui non può fare nulla, è completamente inerme. Ok, andiamo, velocizziamo un po' così. Non hai rubato niente. Non hai rubato niente, ovviamente. Non hai rubato niente. E che mi stai dicendo? Ovviamente.
l'ha castato. Oh! Oh, alleluia. Ramo ghiacciato. Ok. Ce l'abbiamo fatto. No, non dovresti avere più niente. Tu non puoi fare magie perché... Esatto. Quindi salto. Erba dell'eco. Zuccone. Vediamo quanti danni fa Zuccone. Che comunque Quina ha HP bassi, quindi dovrebbe fare un bel po' di danno. 400, ovviamente. Pochino. Essendo un mostro acquatico, Ghizamaluk ovviamente è debole al tuono. Quindi... Tra l'altro lo stiamo affrontando senza aver livellato, eh? Perché se noi avessimo livellato con i Grand Dragon, avremmo fatto i buchi a Ghizamaluk. Proprio sarebbe sopravvissuto un turno. Letteralmente un turno. Proprio totale. Krikasa95, grazie per il follow. Benvenuto, benvenuta. Andiamo di Thunder. Tu ovviamente sei mutata, però vabbè, non è un problema. Ghizamaluk con Blind e Silenzio è completamente alla mercé. Non può fare niente. Può solo fare Voce del Silenzio e basta. Non può praticamente fare nulla. È proprio completamente... È completamente inerme. È al massimo spintone, ma col blind fa ben poco. Vedete, non puoi parlare. Morto. È critico addirittura, vabbè. Ciaone. Olè. Ciao. È stato un piacere. È stato un piacere. Abbiamo recuperato la tenda, tra l'altro. Com'è possibile che Ghizamaluk si sia improvvisamente incattivito? Il re è in pericolo. Esatto. Però, prima di andare avanti, c'è un cambio di fronte. Eh già. Ovviamente, che fine aveva fatto Daga... E Steiner, cioè che fine avevano fatto Daga e Steiner? Se ne erano andati, ma dove sono andati? Gidan era convinto che Daga fosse andata verso Burmesia, visto che appunto si stava parlando di Burmesia, e quindi dice, ah, probabilmente sono andati lì perché appunto volevano andare lì prima di noi. Invece no. A quanto pare, Steiner e Daga stanno tornando ad Alexandria. Infatti, passata la dogana, saremo nuovamente ad Alexandria. E giustamente, come potete vedere, abbiamo il nostro Steiner, che ancora stava apprendendo tutte le altre cose. Qui possiamo mettere... Mettiamo questi, così impariamo esorcista. E qua mettiamo la barda magica. Qui in realtà non consiglio di mettere niente, perché comunque loro non li utilizzeremo per un po' di tempo. Quindi meglio non equipaggiare accessori che potrebbero essere più utili al party principale, che sarà quello di Gidan, Quina, eccetera, eccetera. Quindi fino a quando sono pezzi di armatura, eccetera, eccetera, che le possiamo recuperare, va bene. Per il resto, no, non ve lo consiglio. Ehi tu, forestiero, qual buon vento ti porta da queste parti? Ecco... Ho udito che cercate manodopera per ricostruire la porta sud, così pensavo di trasferirmi qui fino a lavori ultimati ed ho portato con me un po' di fardelli. Finalmente qualcuno con un po' di voglia di lavorare. Sai, hanno cominciato i lavori subito dopo l'incidente, purtroppo però vanno molto a rilento. Ora fammi controllare il contenuto dei bagagli e la procedura doganale. Ok... Indietreggia di 2 o 3 passi. Anche questo fa parte della procedura. Basta così.
Senti, dimmi un po'. Devo stare calmo, devo farlo per la principessa. Cerchiamo una giovane coppia. Per caso l'hai vista venendo qui? Com'è legato? Dicono che la ragazza somiglia a Garnet, la principessa più bella che ci sia mai stata ad Alexandria. Si è sciolto. È strano che lei sia così bella. La madre è un mostro, eh? Ma cos'è? Che cavolo è? Ma senti che puzza! Questa ti uccide all'istante. Puzza? Ma come vi permettete, villanzone? Sai cosa sono? Quei cosi che ti fanno schifo? La bontà di Limblum, i sottaceti di Erba Ghisal. Piacciono anche a te? Ne vado matto. Ho bisogno della mia dose quotidiana, altrimenti... lo so. Dicono tutti così, sottacetomani. Ora scusate, il lavoro mi chiama. I sottacetomani, come se fossero dei tossici, praticamente. Arrivederci e grazie. Ma c'è un perché. C'è un perché. C'è un perché. Finalmente dentro la porta. Tutto procede secondo i piani. Cerchiamo un posto lontano dagli sguardi della gente. Quell'arco sembra fare proprio al caso nostro. Ma devo allontanare la donna e il giovine. Allora, qui la prima cosa da fare è che non so se effettivamente sapete, perché questa è una cosa che ovviamente non fanno tutti. È una cosa che passa molto inosservata. È andare qua. C'è un forziere con una multiracchetta. E siccome è nascosto qua dietro sto forziere, non lo nota quasi nessuno. O per meglio dire, alla prima run ovviamente nessuno lo nota. O veramente a prima run possono essere veramente due o tre persone che praticamente possono notare questo forziere. E poi un altro forziere che si trova qui su ma che non possiamo prendere adesso. Questo è un forziere che potrà essere preso in un secondo momento e vi farò vedere quando potremo andarlo a prendere. Per il momento però purtroppo non si può raccogliere, quindi lo vediamo così. E purtroppo se andiamo vicino alla scala di qua non si sale, proprio perché non possiamo prenderlo. Quindi parliamo intanto con la signora, che tra l'altro Mary impara l'arte, che se vi ricordate noi abbiamo già conosciuto. Quel pover uomo ha fallito, che posso fare per aiutarlo? È successo mentre era di là del monte. Le do un consiglio. Ormai è successo, ecco. La pedata. Inutile piangere sul latte versato. Sono sicuro che con il vostro fascino riuscirete a tirarlo su di morale. Mi avete convinto. Ecco, è la prima, se ne va. Grazie. Col vostro fascino. Ora rimane solo il ragazzo. Quindi andiamo a vedere chi è il ragazzo. Ce ne vogliono due del tre, poi... Ehi voi, con quel sacco, siete qui per le riparazioni? Esattamente. Allora benvenuto, anche io sono un novello qui. Sono arrivato solo 5 mesi fa. Sono il responsabile macchine della porta Borden e il mio unico subalterno è quello lì. Ecco, quella specie di tapiro che si è girato praticamente di spalle. Ho un contratto di 6 mesi, perciò il mese prossimo torno al castello. Lì mi occuperò anch'io del prototipo di idrovolante che vola senza la nebbia. L'idrovolante è l'unico mezzo sicuro per viaggiare nel continente della nebbia. Grazie alla tecnologia di Limblum abbiamo grosse speranze per il futuro e... Oh, scusate, vi sto annoiando? Ok, quindi ora parliamo con lui. Questa porta non si chiude bene e si rompe sempre. Nessuno usa più la strada che va sotto la nebbia. Posso anche evitare di aggiustare questa serratura, non credi? Lo lucido solo un po' e per un paio di mesi sono a posto. Ecco. E quindi, allora, se non siamo riusciti a passare la porta è tutta colpa sua. A me la spada, che sarebbe tipo la risposta tipica del, ovviamente, di Steiner, no? Che essendo cavaliere, l'onore e tutto il resto, soprattutto per il fatto di aver messo in pericolo la principessa, a me la spada, però ovviamente lasciamo perdere. Sono qui per la principessa, devo sopportare questa inciviltà. Quindi nel frattempo, se ci avviciniamo, possiamo sentire Mary che sta incoraggiando il giovine. Io, ecco, volevo dirti che la tua bottega era splendida e quell'atmosfera calda e familiare le dava un tocco domestico, ma allo stesso tempo quell'insegna esotica la rendeva intrigante, insolita e...
E il tuo sorriso gentile lo rendeva un posto unico al mondo. È proprio... Adesso parliamo con lui. Non vedo l'ora di tornare a Limblum, ma ora sono qui e darò il meglio di me stesso. Figuratevi, anzi sentite, scommetto che volete sapere come mai la porta che va sotto la nebbia non è stata riparata. E magari volete darmi la colpa solo perché sono io il responsabile? Scusate un attimo. Ecco, me li sono tolti tutti di torno. Perfetto, quindi possiamo andare. Ehi tu, dove credi di andare? Oh oh. Aia. Vieni un po' qua. Fermo lì. Non fare un altro passo. E non fare mosse false. Per andare su alla porta sud ti serve il lascia passare. Lo poggio qui. Appena mi allontano, prendilo. Se poi non lo vuoi prendere, sono affari tuoi. Ecco. Quindi mi ha dato il lascia passare. Se vi ricordate bene, il lascia passare serviva anche per un'altra zona. Che però, ovviamente, vi farò vedere più in là. Avremo modo di vederla più in là. E ci siamo già stati, tra l'altro. Ok. Olè. Poggiamo il sacco. Qui adesso c'è una bellissima scena che spero di farvi vedere se riesco ad essere abbastanza veloce. San Lancillotto ce l'ha mandata buona. Adesso posso uscire? Signor sì. Controlla che non arrivi nessuno. Signor sì. Puff, paff. Puff, paff. Eccola là. Ah, aria fresca. Questo odore nauseante vi ha fatto venire i capogiri. Mentre stai nel rigirato, mi cambio. Ah! Non voltarti! Esatto. Io passando praticamente di là ho fatto spaventare Garnet perché dicevo, oddio, ora mi vede nuda, invece no. Ho finito. Principessa Steiner. Ops. Signorina Daga, passata alla porta sud, andremo a Toleno. Ma sta attento a come mi chiami. Signor sì, poi dobbiamo pensare a come andare da Toleno al castello. E allora andiamo. Ok. Ah. Sei sicuro che questo ci porterà in cima al monte? Alexandria è oltre questa montagna. Siamo riusciti ad arrivare fin qui anche senza Gidan. Ah ah ah, ci siamo liberati di quel brigante. Però Garnet non dice nulla. Ovviamente. Ok. E come potete vedere adesso praticamente abbiamo Garnet. Cioè noi stiamo utilizzando Garnet. Per la prima volta nel gioco utilizziamo Garnet. Allora qui c'è la pozione, se non ricordo male. Yes. E qui possiamo parlare col Moguri. Mogunet, quindi Gulimo, devo chiederti un favore, Kupo. Consegneresti una lettera a Nazuna, Kupo? Yes. E abbiamo un'altra lettera. Niente lettere, ok, e quindi possiamo andare. La porta sud è immensa, occupa tutta una montagna. Volete sapere dove siete? Controllate su quell'insegna. E infatti noi da qua, se vogliamo, possiamo fare un briefing praticamente della nostra situazione. Signorina Daga, abbiamo passato la porta di Borden e ora siamo alla stazione di Borden, dal lato di Limblum. La porta sud è nel regno di Limblum. Una volta passata la Catenavus saremo all'entrata di Alexandria. Se vi ricordate, noi, grazie al cannocchiale, quando siamo andati da Garnet in cima al castello di Limblum, abbiamo già visto la mappa com'è strutturata e quindi di conseguenza sappiamo dove si trova la catena di Avus, sappiamo dove si trova la porta sud, eccetera, eccetera. Questa è la nostra meta attuale, la porta di Toleno. Per questa strada si arriva a Toleno, la città dei nobili. Quindi il nostro obiettivo non è andare direttamente ad Alexandria, ma è andare a Toleno, un'altra città. Questo è un negozio oggetti, che se volete comprare oggetti potete comprarli, ma a me non me ne frega nulla. E adesso andiamo di qua. Salite sul Burcumea? Sì. Mostratemi il lascia passare. Eccolo. Perfetto. Non ci sono molti passeggeri, potete aspettare ancora un po'? No. E allora salite, partiamo subito. Quel forziere che abbiamo visto poco fa non si può prendere adesso, quindi... Perché se noi tentiamo di tornare indietro, noi non possiamo fare nulla.
Ora qui, ragazzi, vi faccio vedere una delle cose più inquietanti di Final Fantasy IX. Guardate Garnet. A dirlo mi sento un po' male in realtà. Però se fissate bene Garnet tra le gambe, sembra quasi che la tutina sia talmente stretta che le si vede proprio letteralmente la fessura della vagina. Proprio letteralmente, va, se voi guardate bene in mezzo alle gambe, sembra proprio che le si veda la fessura lì, guarda, cioè è incredibile sta roba. Cioè, guardate. Allora, qua, se la metto così. Esatto, le gobbe del cammello, il camel toe, chiamato in gergo. Cioè, guardatela così. Se voi la notate così, le si vede letteralmente proprio la fessura, proprio talmente stretta la tuta che le si vede la fessura. A parte il fatto che poi ha due tette che stanno scoppiando praticamente. Cioè, vista così, ha due tette che stanno scoppiando, allucinante. Però guardate, cioè, guardate il dettaglio. Cioè, si vede palesemente, eh? Si vede palesemente sta cosa. Vabbè, basta, sediamoci. Niente, era una piccola parentesi che volevo notare, però vabbè. Accomodatevi, si parte. Cioè, sta cosa, la prima volta che l'ho vista, io ho fatto un attimo di un attimo! Che fiatone! Ma almeno ho fatto in tempo. Ah, siete voi! Grazie ancora per prima. Di niente, figuratevi. Si parte! Che bella Garnet però, mamma mia. È una bellezza allucinante. Che stanchezza! Certo, non è stato semplice arrivare fin qua. La vostra magia bianca ci ha aiutato contro i mostri. Avete avuto un comportamento risoluto col Moguri nel Ciocobosco. Sentite? Sentite? Avete avuto un comportamento risoluto nel Ciocobosco. E quando noi abbiamo chiesto al Moguri del Ciocobosco se avesse visto una ragazza bella passare di lì, il Moguri ci ha detto no. Ne ho viste soltanto una brutta. E quindi il Mene, in questo caso, il Moguri del Ciocobosco, ha effettivamente parlato con Garnet, solo che per lui era brutta. Per di più avete scogitato lo stratagemma dei sottaceti. Sono orgoglioso di voi, principessa. Steiner, la smetti di chiamarmi principessa? Oh, perdonatemi. Anch'io mi sbagliavo sempre, ma c'era Gitan a correggermi. Quell'uomo è un ignorante e un maleducato, non dovete provare riconoscenza per lui. Non che io non riconosca il suo coraggio, ma non sentirà mai un complimento da me. Steiner. Si prende troppa confidenza con voi, principessa. Ops, cioè, con voi, signorina Daga. Sono contento che ce ne siamo liberati. In realtà adesso ritorniamo indietro. Ce la fai ad alzarti? Signorina Freya, non preoccupatevi per me. Fate qualcosa per salvare la nostra Burmesia. E anche lui è morto. Chi sarà stato mai ad attaccare Burmesia? No. Non si esce dalla mappa. Allora, innanzitutto bisogna equipaggiare a Vivi il ramo ghiacciato. Come potete vedere, anche il ramo ghiacciato apprende Slow e Blizzara. Quindi abbiamo la prima magia di livello 2 per il nostro Vivi. Qui abbiamo anche il cappello Jolly, che per il momento possiamo tenere, anche perché per quanto riguarda la potenza magica non abbiamo niente di meglio, quindi va bene così. Per il resto non dobbiamo cambiare nulla. Però perché ho preferito fare prima Ghizamaluk perché ho voluto fare prima Ghizamaluk e poi andare ad allenarmi? Perché i Grand Dragon sono dei draghi che per l'appunto sono deboli all'elemento di tipo ghiaccio. E quindi il nostro Vivi, avendo comunque la possibilità adesso di fare Blizzara piuttosto che Blizzard, risulta molto più efficace contro i Grand Dragon. Quindi torniamo indietro e adesso possiamo accedere a quella famosissima zona.
Un'altra cosa che dobbiamo fare e che vi consiglio di fare, ovviamente, è attivare, in questo caso, togliere sinergia, che non ci serve per niente, perché siamo completamente tranquilli da questo punto di vista. Togliere anche esorcista e mettere gentleman. Con Freya, invece, mettiamo... Allora, leviamo sinergia. Dragocida lo potrei anche togliere per il momento, ma va bene, facciamo così. E mettiamo 10% di HP up. Ah, altruismo me ne serve un altro, cacchio. Vabbè, leviamo dragocida perché tanto i danni non li farei tu. E mettiamo altruismo. Perfetto. Ora andiamo da questo lato. Salviamo, ovviamente. Ciao, ciao Ionina. In un altro slot. Ah, qui già siamo arrivati al blocco massimo. Ok, andiamo allora qui. Blocco 2. Ok. E adesso che cosa facciamo? Ovviamente per una questione di praticità, per prima cosa affrontiamo il Garuda. Tra l'altro qui si nasconde anche il Garuda amichevole, quindi è possibile... Ecco, l'ho chiamato. È anche possibile trovare lui, il Garuda amichevole. Solo che per il momento noi non abbiamo la pietra necessaria. Lapislazzuli! Ok, noi non abbiamo la pietra per accontentare la richiesta del Garuda. Quindi o lo facciamo scappare via o scappiamo noi. Quindi... E tra l'altro non cambia niente. Perché anche se noi lo attacchiamo, lo facciamo scappare, non c'è problema. Anzi, io ne approfitto. Ecco, per attaccare Quina. Ok, perfetto. Easy. Ora possiamo scappare. Se lo ammazzi non succede nulla. Cioè, se viene attaccato non succede niente. Lui scappa e lo si può rincontrare dopo. Quindi non succede nulla. Cioè, se io lo attacco, per esempio, ora che lo attacco. Bello, ottimo. Mancato addirittura. Non lo puoi shottare. Non può morire, letteralmente. Perché al primo attacco scappa. E non puoi shottarlo. È fatto appositamente. A questo punto dobbiamo cercare di essere fortunati. Vediamo se... Anzi, allora, torniamo indietro. Perché adesso qua, tecnicamente, potrei fare una... Potrei fare un giochetto di... potrei fare un giochetto di salva e ritenta. Che è molto comodo. Perché? Perché voglio fare in modo che Quina mi resusciti con un solo HP. Quindi facciamo Coda Fenix. Madonna mia, 10 HP. Esagerato proprio. Sei proprio esagerato. Oddio. Sei proprio esagerato. A questo punto si può provare a fare questa cosa, ovvero si esce e si rientra dalla partita. Se faccio continua... Aspetta, però se faccio continua forse è prima che esco, vero? Ah no, ok, giù. Ah, perfetto, ok. 9, non va bene. Purtroppo... Avendo pochi HP, quindi avendo comunque una soglia degli HP al di sotto dei 1000, purtroppo Quina è difficile che vada subito a un HP. Ok? È veramente difficile. Perché ovviamente quando si utilizza la coda di Fenice si ha una percentuale in base agli HP massimi di resuscitare il vostro compagno, ovviamente.
Ora bisogna sperare che Quina vada a 1 in realtà e poi salvare di nuovo. Cala. Qui purtroppo non è facile. In teoria se lo faccio in battaglia forse ho più probabilità che mi spunti fuori con 1. Anche se in realtà non c'è molto da dire. È pur sempre RNG. Oh, perfetto. 1. Easy. Salviamo adesso. Ok. Una volta che Quina ha raggiunto 1 di HP, se vi ricordate bene, vi ho spiegato che Quina può utilizzare la tecnica di Limit Globe per infliggere automaticamente 9.999 danni fissi. Il Garuda, che vi ho fatto vedere praticamente poco fa, quelli cattivi, possiedono circa 3.000 HP, se non ricordo male. Mentre invece il Grand Dragon ne possiede circa 12.000-13.000 HP. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che con un Limit Globe possiamo eliminare un Garuda, e con 2 Limit Globe, oppure un Limit Globe e un Blizzara di Vivi, quando aumenterà di livello, che diventerà più forte, possiamo shottare i Grand Dragon. E adesso vi faccio vedere che cosa intendo. Quindi, cerchiamo il Garuda, intanto. Spero di trovarne uno solo, perché 2... potrebbe risultare difficile, ma con uno solo... Oh, perfetto, ottimo. Sperando che non mi attacchi Quina, perché... vi faccio vedere come funziona Limit Globe. Ecco qua. Tra l'altro il gioco non ve la spiega questa cosa. È una cosa nascosta del gioco. Perché la tecnica dice soltanto che farete danni non elementali. Però questa regola non ve la dice. Shottato. E guardate quanti punti dà un Garuda. Ben 1733 punti e 2 AP. Quindi è praticamente, ora che io sono a livello 17 in generale, un Garuda è bene o male quasi un level up a botta. Quindi, incontrando 2 Garuda, sono 2000 punti. E via dicendo. E si può anche andare avanti. L'unica cosa, finché si incontra un Garuda alla volta, è ottima. Finché si incontra un Garuda alla volta, è ottimo. Sperando che ovviamente non shotti Quina, perché la cosa brutta è che se shotta Quina... è un bordello. Ecco, Firaga non mi piace. Ok, va bene Vivi, lo puoi eliminare, non mi interessa. Anche se non prende esperienza Vivi, rip. La prenderanno gli altri. E questo, diciamo che è uno dei metodi per poter livellare all'interno di Final Fantasy IX. È uno dei diciamo... è uno dei metodi più pratici, perché comunque Garuda all'inizio sono più facili da sconfiggere, ovviamente. Vedete, già 2300, perché ovviamente Vivi è morto, quindi giustamente abbiamo più esperienza da distribuire agli altri. E praticamente abbiamo già fatto un altro level up. Abbiamo preso tra l'altro anche la carta dello Scarocca Mao, quel maledetto infame. Ovviamente non curate Quina. E ogni volta che ovviamente fate un paio di livelli, vi conviene salvare. Perché altrimenti rischiate di perdere praticamente tutto. Se poi invece vi sentite fortunati e vi sentite pronti per affrontare i Grand Dragon, cosa che tra l'altro già a livello 19 possiamo tranquillamente fare, perché siamo già abbastanza forti, oserei dire, si può andare a uccidere il Grand Dragon. Per uccidere il Grand Dragon, come vi ho detto poco fa, bastano o 2 Limit Globe, oppure un Limit Globe e un Blizzara potente di Vivi. E se vi ricordate bene, poco fa vi dissi anche che
il Grand Dragon utilizzano attacchi elementali di tipo tuono. E qua entra in gioco la motivazione per la quale ho fatto vincere Freya alla caccia, ovvero alla sagra della caccia. Perché? Se Freya vince la sagra della caccia, sblocca la possibilità di ottenere l'anello Coral. L'anello Coral cosa fa? Anello decorato in corallo, assorbe l'elemento tuono. Quindi tutti gli attacchi di tipo tuono che verranno effettuati al possessore dell'anello Coral saranno convertiti in cura, perché appunto assorbe il danno tuono. E mettere l'anello Coral a Vivi, che possiede appunto Blizzara, e quindi la possibilità di fare più danni al Grand Dragon, è una carta vincente. Perché abbiamo la possibilità di curarci se ci fa danno tuono, e in più noi facciamo più danno perché Blizzara è una magia più forte. Quindi cosa si fa? Let's go! Andiamo a sconfiggere il Grand Dragon. Adesso abbiamo i mezzi per sconfiggere il Grand Dragon. Se siamo fortunati, possiamo shottare il Grand Dragon. Allora, tu vai di Blizzara. Soffio tossico va benissimo. Magia blu. Limit Globe. Tanto abbiamo lo scudo. Gli altri personaggi sono completamente inutili, quindi teneteli per cure, per ipotetiche cure o per farlo resuscitare. Vedete, 1387. Nel frattempo recuperiamo HP. L'animazione ci consente di ricaricare nel frattempo la magia di Vivi. Olè! 9.999. Va benissimo. Non è un problema. Ok, dovrebbe morire in teoria. No. Perché sono 9.000, 10.000, 11.000. Anche Vivi è morto. L'importante è che non muoia Quina. Ok, adesso è morto sicuro. Se Quina riesce a fare due Limit Globe, è fatta. Potete anche fare slow al Grand Dragon in realtà. Morto. Guardate quanta esperienza dona un Grand Dragon. Mostro, vi ricordo, livello 60. Vabbè, in questo caso sono molti di più perché due sono morti, quindi abbiamo molta più esperienza da distribuire, però sono 17.604 punti esperienza per Grand Dragon. E inoltre abbiamo anche 3 AP alla volta. Ecco come si può rompere Final Fantasy IX. Basta letteralmente una mezz'oretta. Basta letteralmente una mezz'oretta qua con i Grand Dragon. Se si è fortunati, si fa tranquillamente il livello 40. Anche 50 se volete insistere un po' di più. In una mezz'oretta. Letteralmente in una mezz'oretta. Inoltre, se attivate anche Level Up, che perché Freya possiede Level Up, lei riuscirà a fare qualche livello in più fin da subito. Ovviamente dopo che avete fatto il Level Up, salvate, perché ovviamente ci sta. E passiamoci il tempo. Facciamo qualche livello. Proviamoci. Diciamo che purtroppo la cosa brutta da un lato è che la maggior parte degli attacchi del Grand Dragon possono farci male. Possono letteralmente farci male. Vedete? In questo caso abbiamo messo Freya a protezione proprio per evitare che Quina venisse shottata. E questa è una cosa utilissima.
Se ovviamente il Grand Dragon non fa un Tundaga AOE. Perché se il Grand Dragon fa il Tundaga AOE, praticamente siete fottuti. Letteralmente siete fottuti. Solo Vivi sopravvive. Ecco, in questo caso di nuovo, guardate. Vedete? Quina sopravvive. E noi andiamo di Limit Globe. Qua abbiamo mancato Slow, però non è un problema. Perché tanto ora facciamo l'altro Limit Globe. E abbiamo finito. Acceleriamo l'animazione così ci sbrighiamo prima. Ok. Easy. Altri 11.700 punti di esperienza. E nel frattempo impariamo le abilità. Il tempo che Vivi fa qualche livello in più, se abbiamo la possibilità di far livellare Vivi soprattutto, perché comunque se Vivi livella è molto comodo, è molto comodo se livella Vivi, può fare più danno. Può fare più danno. Anzi, vigilanza in realtà mi serve, diciamo che mi serve un po' di più. Il level up perché? Perché con il level up abbiamo la possibilità di apprendere più cristalli per le abilità. E quindi possiamo equipaggiarle di più. Semplicemente per questo. È una comodità. Che potremmo anche fare dopo. Ma in realtà è meglio farla adesso. Vorrei mettere insonnia, però aspetto magari il prossimo punticino. Quindi per il momento direi che va bene così. Ecco, tu adesso invece mettiamo... Vedete, Freya possiede level up. Quindi in teoria, se io con Freya rimanessi in vita, potrei far prendere molti più punti. Quindi per ora mettiamo level up. Adesso possiamo metterlo. Ok, abbiamo abilità che dobbiamo apprendere? Credo di no in realtà, perché io le ho apprese tutte le abilità. Quindi non credo che ci sia... Non credo che ci sia roba che debba apprendere. Esatto. A parte Vivi che vabbè sta apprendendo la roba qua, quindi... Ok, va bene. Abbiamo praticamente tutto appreso. Allora, ritorniamo, salviamo. Ci siamo. Il farmare livelli qui è totalmente soggettivo. Allora, vi posso assicurare che da un lato aiuterà, perché comunque livellare adesso aiuterà in parte nel gioco, ma Final Fantasy IX, se c'è forse uno dei pregi più grossi di Final Fantasy IX, è che se anche voi livellate comunque tanto, i danni, se non fate le tecniche giuste o non sfruttate le debolezze dell'avversario giuste, non saranno altissimi. Quindi potreste comunque avere difficoltà in base a ciò che affrontate e come lo affrontate. Quindi il level up è una cosa molto 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 soggettiva. Ecco, Tundaga. Speriamo che non sia OE. No, fatto su Freya. Ok, perfetto. Quindi primo Limit Globe andato. Tra l'altro si può anche rubare al Grand Dragon, solo che il Grand Dragon non possiede nulla di particolare come oggetti da rubare. Ha una tenda, se non sbaglio. Possiede una tenda, se non mi ricordo male, forse. Non ci faccio caso, ma dovrebbe avere una tenda, tipo. Quindi veramente poca roba. Ecco qua, Tundaga. Oddio. Ok, su Freya di nuovo, va benissimo. Minchia, però peccato che mi ammazza sempre Freya. È l'unica che non mi sta prendendo... tenda, infatti. È l'unica che non mi sta prendendo esperienza.
E in realtà lui è immune. Non puoi utilizzare il metodo della tenda, lui è immune. Cioè, è immune al muto più che altro. Il blind forse si può fare. Però muto, il mutismo, se non mi ricordo male, lui era immune, il Grand Dragon. Infatti non si può utilizzare per quello. Solo il blind si può applicare. Si può applicare. Infatti. Vedete già praticamente cosa è successo. C'è Gidan, già a livello 28, a 1570 HP. Freya purtroppo mi è rimasta ancora al 19 come un ceppo di legno. Porca puttana, sto avendo sfiga che mi sta attaccando. Vabbè, da un lato sono anche io perché ho dato altruismo e quindi giustamente lei si prende i danni. E quindi si prende le mazzate. Però quando fa Tandaga, porca troia, cioè colpisce soltanto lei ogni volta. Cioè potrebbe colpire i vivi, che almeno assorbe il danno. No, Tandaga su Freya, mischina. Cioè, totalmente senza senso. Comunque, io adesso con level up qui finisco per ora, ma offline io continuerò a level upare. Cioè io ve lo sto facendo vedere solo perché mi piace farvi vedere com'è la strategia, ma adesso andiamo avanti con la storia perché oggi voglio finire il CD1, così poi posso livellare, posso fare tutto quello che c'è per conto mio e poi dalla prossima volta già cominceremo il CD2, quindi andremo già piuttosto avanti. Ci sono un paio di cose che devo farvi vedere ancora del Chocobo e poi dopodiché abbiamo finito praticamente per oggi. Infatti già sono le 11:30, come orario direi che siamo perfetti, siamo decisamente perfetti. Ok, vivi shottato. Coda fenice. No, porca troia, ho sbagliato. Vabbè, qua andiamo avanti con l'animazione, così ci sbrighiamo prima. Ok. Ho fatto la mega pozione a Gidan che non aveva senso. Volevo farla a vivi. Tra l'altro, perdere tempo con le animazioni non è male. Ok, mancato addirittura, culo proprio totale. Bene, finalmente Freya prende livelli, godo. Ah. Vedete, se sono tutti e quattro in vita, giustamente abbiamo soltanto 8000 punti, che soltanto, cioè, sono comunque tanta roba. E considerate il fatto che Freya ha comunque level up, quindi Freya guadagna di più. La cosa positivissima è che le code di Fenice possono essere farmate da un certo punto di vista. Qui possiamo praticamente farmare le code di Fenice perché il Grand Dragon potremmo anche farmare le tende. Perché praticamente con Gidan possiamo rubare la tenda al 100% grazie a Kleptomane. Possiamo rubare automaticamente la tenda. E possiamo rubarla al 100% perché ogni Grand Dragon ha comunque una tenda. Quindi ci sta. Stiamo anche farmando soldi che ci serviranno un po' avanti. Anche se in realtà i soldi io già li ho spesi per quello che dovevo spendere. Ovvero le 99 fasce e i 99 cappelli di Merlino. Quindi ormai diciamo quello che dovevo comprare l'ho comprato. Non ho più bisogno di comprare altro. Però i soldi non fanno mai male in generale. Quindi più ne abbiamo meglio è. Facciamo l'ultimo drago, dopodiché andiamo avanti. Sperando che Freya possa prendere un po' di... Eccoci, minchia. E Aoe? No, su Freya, ovviamente. Povera Freya. Qua rubiamo la tenda. Va bene, però finché li fa singoli... Finché li fa singoli a me sta bene. Sto avendo anche molto culo in realtà. Se devo essere sincero, perché... Sto avendo anche molto culo. Eccoci qua, Gidan che protegge Freya, grazie a Gentleman. Però vabbè, Gidan aveva già preso livelli, quindi anche se non ne prende ora, sti cazzi. Olè, via. Questo è come shottiamo noi il Grand Dragon a casa mia. Olè. Vabbè, mi sa che ci facciamo l'ultimo. Oh, carta Grand Dragon, tra l'altro. Figa.
Vai, consumiamo le pozioni che tanto dopo le compriamo. Ci andiamo a fare... Ci facciamo... Voglio fare... Voglio arrivare al 30, dai, arriviamo al 30 almeno. Facciamo cifra... Facciamo cifra tonda, vediamo se ci riusciamo. Facciamo cifra tonda. La velocità però adesso togliamola, perché... Ok, Gidan va bene. Ah, non lo fare Aoe. Minchia, l'ha fatto Aoe. Ok, se succede una cosa del genere, o si scappa, oppure... Ok, vabbè, Tandaga non ho problema. Certo, giustamente muoiono tutti, perché Tandaga è comunque una magia di livello 3. E a parte i vivi che assorbe i danni... Esatto, noi abbiamo fatto il salvataggio proprio per evitare una cosa del genere. Soffio tossico non mi fa niente perché ho siero, quindi sto cazzo. Scudo. Tra l'altro siero è infamissimo, perché se vi applica lo status virus... Ecco, siamo morti. Bellissimo. Se vi applica lo status... se vi applica lo status virus, non sarete in grado di prendere esperienza. Ecco perché è importante avere siero come protezione, perché virus è veramente infame. Non vi fa prendere esperienza. Ok, sì, perché giustamente mi carica adesso da prima della sconfitta, quindi perfetto. Andiamo di velocità leggermente. Ora togliamola. Ok. Bene, brava. Cos'è? Ok, soffio tossico, sti cazzi. Vediamo una blizzara di vivi quanto toglie adesso. Oddio, Tundaga è su chi? Ah, su vivi, perfetto. Godo. Ok. Vediamo quanto fa vivi adesso che è aumentato di livello. Vediamo se riusciamo a shottarlo. Eh no, 1500. Purtroppo non ci arriviamo. Ok, perfetto. Abbiamo preso esperienza con tutti. Easy. Credo che arriviamo al 30 adesso con tutti. Giusto? 31, 29. Va bene, ok, dai. Non siamo esattamente al 30 con tutti, però lo posso accettare. Va bene, dai. Limit Globe è una delle mosse più rotte in early game. Però c'è purtroppo quella clausola che Quina deve avere un solo HP. Quindi bisogna tenerla Quina molto, molto, molto selvaggia con un solo HP. Ecco perché ho messo altruismo con Freya, ho messo Gentleman con Gidan, nel caso Freya ovviamente non riuscisse a coprire, quindi tanta roba. Allora, mettiamo Insonnia, che è importantissima. Vabbè, Kleptomane me lo devo tenere necessariamente. Potrei togliere Gentleman effettivamente e mettere Vigilanza, forse. Che è più comodo. È più comodo. E omicida, perché affronteremo un boss che sfrutterà omicida. Tu non hai nient'altro. Tu metti omicida. Dracocida. Però c'è anche distinebra che dovrei fare. Allora, dracocida levalo per ora, che tanto draghi non ne affronteremo per un po'. Ok. Tu invece, vabbè, tu già hai fatto tutto. Posto. Ok. Va bene. Salviamo e possiamo andare verso la conclusione del primo CD. Oggi voglio finire il primo CD, così già dalla prossima volta potremmo fare tanta roba. Ok, qua salviamo qui, il prossimo salvataggio lo faccio invece nell'altro blocco, così io livellerò off camera, probabilmente arriverò a livello 50, credo. Così poi per un po' sono sicuro di non dover livellare per le abilità e tutte le altre robe. Arriverò più o meno a livello 50, non voglio andare di più perché poi rischio veramente di rompere tutto e non ne vale la pena. Però fino al 50 ci posso arrivare tranquillamente. Allora, prima di entrare a Burmesia, andiamo qua. Che c'è un punto interrogativo, quindi non si sa cos'è. L'odore di bruciato di sangue, sospinti dal vento, parlano da sé. Coloro che hanno combattuto una guerra così importante si trovano oltre questa porta.
Ecco, è Quina. Ma che puzza! Tra l'altro, tutti i dialoghi di Quina, ovviamente, qui, sono dialoghi extra, perché tecnicamente Quina potrebbe anche non essere reclutata in questa parte del gioco. Meglio andare vicino ai fiori che sono profumati. Bisognerebbe imparare da Quina l'amore per la natura. È meglio non prenderla sul serio quella. È capace di mangiarseli i fiori. In ogni caso, persone sincere come lei sono rare. Io... Gidan, sti fiori sono profumatissimi, eh? L'invidio proprio. Non posso stare qui. Muoviamoci. Burmesia è a due passi ormai. Vedete, praticamente ci danno dei suggerimenti per dirci che comunque non è questo il luogo che dobbiamo raggiungere, però siamo vicini, quindi positivo. Tenda. Tra l'altro qui si incontrano anche delle altre creature amichevoli, ma spero di non prenderle adesso, anche perché ve le voglio fare vedere poi tutte in una volta le creature amichevoli. Ok. Ve le voglio far vedere tutte in una volta. Eccolo, Yeti, che c'è la sua versione shiny praticamente. Il problema è che ora sono fortissimo, quindi credo che ora... Ah, ok. Ah, Ale. Franz. Ecco, ce n'è. Madonna, vivi dalla retrovia, adesso fa 132. Quando fino a poco fa praticamente faceva 20, 30. Adesso fa 130. Ecco. Shottato, immaginavo. Minchia, devo indebolirlo per magnà. E lo shotta vivi. Fanculo. Qui tra l'altro c'è un'altra abilità che dovrei apprendere. Ah, aspetta, ma in realtà camomilla l'ho già presa, vero? No. Ho preso merendina io. Camomilla mi serve. Dalla ninfea che si trova qua. Qui c'è un'altra abilità che si può apprendere, però... Perché sono andato qua in realtà? Non tanto per l'abilità. Eccola lì. Ecco, calcio del silenzio. Perfetto. Allora, attacca. Non so se con le lasciotto, vediamo. Ok, proviamo a magnarla. Tira. Lei addirittura fa fira. Potrei curare Quina, ma non voglio curarla. Vabbè, però, porca troia. Camomilla, eccola, vedi? Questa è l'abilità. Fortuna che io ho insonnia. Ecco perché ho insistito per insonnia. Perché lei adesso si è addormentata pure. Eccola qua, camomilla. Camomilla fa esattamente quello che ha fatto poco fa, ovvero infliggere lo status sonno a tutti, ovvero alleati e nemici. Qui a me interessa questo, ovvero le orme del Chocobo. Qui c'è un altro tesoro che dobbiamo prendere. C'è un altro tesoro che si può prendere. Questi non davano niente, se non sbaglio. Shottati con un bel Blizzara. Ah, non l'ho shottato? Ah, vediamo se mi davano qualcosa, perché non me lo ricordo. No, non mi ricordo in realtà che non davano niente. Però, boh, potrei sbagliarmi. Io purtroppo le abilità al 100% non le ricordo tutte. Ah, livello difesa 3. Ok. Bene o male, diciamo che... Tutte le creature danno qualcosa. Sono veramente rare le creature che non danno tecniche. Quindi bene o male, diciamo che l'unica cosa che può succedere è che se voi avete già preso l'abilità da un altro mostro, Quina, anziché appunto apprendere l'abilità, faccia che schifo, faccia l'esclamazione che schifo, che appunto vi fa capire il fatto che o avete già preso quella tecnica o che il mostro di per sé non ne possiede e quindi non potete prenderle. Allora, Erba Ghisal, subito, fondamentale. E andiamo a prendere un altro tesoro. Qui c'è un altro tesoro che possiamo prendere, ovvero Spiaggia Calma.
Ho visto una costa così vicino alla città dove soffia sempre il vento. La città dove soffia sempre il vento, no? Quindi immaginatevi che questo fondamentalmente può essere considerato come vento, perché appunto è un tornado, è un uragano. E poi, altro dettaglio che potete vedere, è che se io mi metto qua, praticamente abbiamo ricreato la foto. Vedete? Abbiamo praticamente ricreato la foto. Solo che c'è la nebbia, si vede male, però abbiamo ricreato la foto. Il tesoro dovrebbe essere qua. Oh, mi ricordo i punti esatti del tesoro. Allucinante. Fumo. Per la prima volta otteniamo del fumo. Quindi nessun oggetto mi ha fatto venire sonno. Che succede? Ve l'avevo già detto all'inizio della live. Oggi avremo fatto il primo level up di Choco. E questo è il primo level up. Choco Mondo dei Sogni. Come potete vedere, ci sono là tutte le varie trasformazioni del Chocobo. Ovvero il Chocobo azzurro, Chocobo blu, Chocobo rosso e Chocobo dorato. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere il Chocobo dorato, che è praticamente la stessa identica cosa che facevamo anche in Final Fantasy VII. Se vi ricordate, quando abbiamo giocato Final Fantasy VII, abbiamo evoluto i nostri Chocobo per farli arrivare al livello massimo, ovvero il livello dorato. Qui succede la stessa cosa, solo che a differenza del 7, dove bisognava fare le gare, accoppiare i Chocobo e sperare che poi ti uscisse quello giusto, qui in realtà tramite le ciocografie si possono aumentare di livello i Chocobo, ok? Quindi ci sta il fatto di avere una similitudine con il 7, solo che qui è reso un po' più semplice, perché è vero che bisogna cercare i tesori, è vero che bisogna trovare le ciocografie, però da un lato non è la stessa cosa del farmare le corse e soprattutto accoppiare i Chocobo del 7. Il metodo di accoppiamento e farming del Chocobo del 7 per me è un incubo, è totalmente un incubo, però lo si fa per il contenuto, lo si fa, si sopporta e si va avanti. La gente che viene qui da noi cerca un focolare domestico. Choco, vedo che cerchi la casa dove vivere giorni felici con i tuoi amici Chocobo. Mi sbaglio forse? Què! Viandante nostalgico, aspettavo il tuo ritorno. Oppelala! Choco, ormai sei in grado di destreggiarti fra le secche. Potrai facilmente arrivare alle secche passando dalle spiagge. Hai ancora tanta strada da fare, ma io ti aspetterò qui. Vai ora, buona fortuna Choco. Esatto. Primo level up di Choco, ovvero la possibilità di poter andare nelle secche. Io da piccolo, quando ho letto capacità di poter andare nelle secche, non ci ho capito un cazzo. Perché le secche, cosa si intende per secche? Per secche si intende praticamente l'acqua azzurrina delle coste, si intende questa. Infatti, se vedete, io posso andare praticamente in tutta la zona chiara del mare, ma non nella zona blu, perché la zona blu ovviamente è rappresentata dal mare. Quindi io il mare ovviamente non lo posso raggiungere. Però le secche, sì, a parte essere le ragazze magre, sono praticamente queste zone, ovvero le zone con l'acqua. E se vi ricordate bene, noi poco fa avevamo preso delle ciocografie che potevano essere sbloccate e che potevano contenere dei tesori nelle secche. Infatti, come potete vedere, i tesori che prima erano ovviamente bloccati, adesso possono essere sbloccati. Infatti abbiamo la secca insulare e la spiaggia piccina, che sono altri due tesori che possiamo già andare a prendere. Quindi che cosa si fa? Si torna indietro, purtroppo, perché bisogna ritornare all'Imblum, e si vanno a prendere i tesori. Quindi si riattraversa la grotta di Ghizamaluk e andiamo a prendere anche questi tesori. Purtroppo un completista e un collezionista fa questo backtracking. Il backtracking è una cosa praticamente fondamentale nei Final Fantasy, ma in generale nei giochi di ruolo tutto il backtracking
serve sempre a qualcosa ed è sempre legato ed è sempre fondamentale al progredire di side quest e di missioni in generale. Esatto, possiamo definirla come la marea bassa, anche se in realtà più che la marea bassa bisognerebbe interpretarla come bagnasciuga. Io la interpreto come bagnasciuga, la secca, perché appunto è quella zona dove praticamente tu, diciamo, ti bagni però non ti immergi completamente, ovvero il bagnasciuga. Sì, bagnasciuga, non l'hai mai sentito nominare bagnasciuga? Si chiama bagnasciuga, ovvero la zona della spiaggia più vicina al mare. No, non è la riva, non c'entra la riva. La riva è il confine tra spiaggia e mare. Il bagnasciuga invece è tutta quella zona bassa dove tu non ti immergi completamente. È la zona praticamente di apertura del mare, soprattutto nella sabbia, dove appunto tu ti immergi piano piano e non ti immergi completamente. Quello è il bagnasciuga. La riva invece è il confine che c'è tra la spiaggia e il mare. Quella è la riva. Allora, prendiamo il Chocobo. E adesso raggiungiamo le due zone. Quindi seleziono le Chocoboard. Sì, le Choco, vabbè, le Chocografie. Le Chocoboard. Spiaggia piccina e secca insulare. Allora, secca insulare, ok. La secca insulare che dovrebbe essere questa, tra l'altro, perché c'è l'isola qua. Anzi, no, questa è la spiaggia piccina. Sì, vabbè, comunque si sono qua. Quindi, ups, ho sbagliato. Quindi andiamole a prendere da qua. No, aspetta, forse devo fare il giro dall'altro lato. Sì. Sì, perché devo andare di qua. Esatto. Poi di qua. Yes. Ecco, vedete? Questa è la secca insulare. Vedete? Perché praticamente se noi la guardiamo così, eccola qua, vedete? Abbiamo praticamente ricreato la foto. Esatto, è dove praticamente arrivano le onde. Cioè è proprio quella zona. Quella zona. Vedete, abbiamo ricreato le onde. Ora il tesoro era qua, se non sbaglio. No, forse era dalla punta, vero? Oddio, questo non me lo ricordo di preciso dov'era. Eccolo qua, sì. Hai trovato un tesoro. Pozione. Coda Fenix. Etere. Giacca fatata. Questo è un nuovo oggetto. Questo non l'abbiamo mai visto ancora. Ok. Una volta fatto questo, prendiamo anche la spiaggia piccina, che si trova praticamente qui nella stessa zona. Ops, mi sono perso. Oddio. Madonna, poi non lo vedo bene, cacchio. Sono i colori che non li vedo. Non li vedo chiaramente io. Allora, la spiaggia piccina doveva essere sempre da qua. Solo che, dov'era? Da questo lato? Ah no, aspetta. Forse, ah no, era di qua la spiaggia piccina. Era questa. È questa la spiaggia piccina. È vero. Allora, nella versione remaster, cioè la versione remaster, oddio, nella versione del PC, a differenza della PlayStation 1, i luoghi si riescono a individuare più facilmente. Questa è una cosa, è una delle piccole fortune. Eccola qua. Ecco qua, vedete? Praticamente la zona è questa. Ah no, era sulla spiaggia questa, era qua. Esatto. Hai trovato un tesoro! Yahoo! Panacea, Elisir, Rising Sun,
che non sappiamo cosa cazzo sia, e manganello. Quindi abbiamo trovato delle armi e degli equipaggiamenti OP per questa fase del gioco, letteralmente. Ok, adesso possiamo tornare indietro. Per il momento basta, abbiamo finito i tesori che potevamo ottenere praticamente qua. Cioè abbiamo finito per ora, non c'è altro che possiamo ottenere. Questi erano gli unici tesori che possiamo prendere tutti subito e basta. Quindi usciamo. E come vi ho detto, appunto, questi sono tutti oggetti, grazie alle ciocografie, che si ottengono ore prima rispetto al gameplay originale. Cioè, nel senso, se voi continuate soltanto la storia, ovviamente, ottenete degli oggetti che in realtà, per trama, si otterrebbero molto più in là. E invece noi praticamente li abbiamo ottenuti prima, subito. Per esempio, andiamo a vedere la giacca fatata cosa ci consente di fare. Autopozione ed MP 10% up. Solo che MP 10% up in questa occasione, purtroppo Vivi non può impararla. Se Vivi avesse imparato MP 10% up, sarebbe già stato un salto qualitativo pazzesco. Ovviamente le porta le armature, quindi non c'entra. Mentre invece Quina può farlo. E Quina, con il 10% di MP in più e col fatto ovviamente di poter spammare Limit Globe e soprattutto avere acquisito difesa totale, è un'ottima cosa. È veramente un'ottima cosa. E quindi diamola a lei. Abbiamo trovato anche un altro oggetto, se vi ricordate, ovvero il Rising Sun. Che cos'è il Rising Sun? Eccolo qua. Arma roteante più potente anche di Boomer Fierce. Non si usa come oggetto o come arma di equipaggiamento, si usa col comando tira. Chi è che ha il comando tira al momento? Nessuno. Quindi è un oggetto che è completamente fuori dalla nostra portata. Non abbiamo possibilità di poter utilizzare questo oggetto. Quindi che ci serve? E poi infine cosa abbiamo preso? Il manganello. Arma per Vivi che guardate come porta l'attacco fisico da 16 a 23. E guardate cosa insegna. Stop, Bio e Drain. Soprattutto Bio. Cioè, qui il sussulto, cioè l'emozione per il giocatore che riesce ad ottenere questi oggetti, non è tanto Stop, perché Stop comunque sia... Diciamo che l'80% dei boss e l'80% dei nemici nel gioco sarà immune. Quindi è completamente inutile Stop. Drain non si utilizzerà praticamente mai, perché non c'è bisogno di utilizzare Drain, ma Bio o Bio, in base a come lo volete chiamare, è un attacco fortissimo. È veramente un attacco fortissimo, ma per il momento non possiamo apprenderlo, non possiamo impararlo. Quindi torniamo un attimo nella grotta di Ghizamaluk, perché voglio farvi vedere un'altra cosa. C'è un'altra cosa che possiamo fare con i Garuda. C'è un'altra cosuccia che si può fare con i Garuda. Vabbè, tu va a cagare che tanto non insegni niente. Che da te me lo ricordo che tu fai... che schifo, quindi... Ok, brava Quina che vieni difesa. Ok, perfetto. C'è un'altra cosa che voglio farvi vedere con i Garuda. I Garuda non sono ottimi solo per imparare... non sono solo ottimi per ovviamente fare il level up. Ma se siete, come dire, ambiziosi e volete in un qualche modo accelerare i tempi, potete apprendere una skill importantissima dai Garuda. Una magia blu fortissima, utilissima. E perché sarà utilissima? Perché in questo party... Minchia, due Garuda però... Ok, stop, va bene. Allora, fai un Limit Globe.
Uno lo togliamo subito. Ah, firaga. Ok, tu fai Zuccone. Spero di non shottarlo con Zuccone, ma credo di no, perché loro hanno circa 3000 HP, quindi Zuccone dovrei riuscire a farcela. Ok, va bene, stop. Ok, divora. Dovrei poterlo divorare? Vediamo se i calcoli sono giusti. No, porca puttanella. Male, male, male. Ok, adesso posso mangiarlo sicuro. Ti pre... No, onda celeste, no! Annientati. E vabbè, rip. Va bene, male che c'è il continua. Nella versione Steam, fortuna che esiste il continua, che almeno mi fa riprendere da questa zona. Allora, perché volevo farvi vedere... perché volevo farvi vedere cosa prendere dai Garuda? Di nuovo due, porca paletta. Allora, uno lo dobbiamo fare fuori subito. Con l'altro facciamo Blizzara. No, onda celeste, no. Vabbè. Anche se qui non mi torna un HP, sti cazzi. Tanto non devo farmare più per ora, quindi va bene. Attacca. Qui ormai attacchiamo. Ottimo. Ok, spero di non shottarlo. No, 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 no. Va bene, sti cazzi. Ok, divora. Dovrei riuscirci adesso, perché ho fatto un Zuccone, un Blizzara, quindi dovrei riuscirci. Esatto. Ha preso Vento Bianco. Allora, Vento Bianco, per chi ovviamente fa caso al dettaglio, è praticamente una skill curativa, è una magia curativa. Si può apprendere in maniera totalmente più semplice poco più avanti, ovvero a Cleira, che sarebbe praticamente la cittadina dopo il CD1. Cioè, praticamente la cittadina dopo. Si può apprendere il Vento Bianco anche con gli zoo, esatto, che si trovano praticamente nel percorso che si effettua a Cleira. Però, se volete anticipare i tempi, potete prenderlo dai Garuda, il Vento Bianco. Inoltre, prendendolo dai Garuda e quindi divorando i Garuda, potete shottarli prima. Quindi in teoria potrebbe essere una cosa conveniente farlo per una questione anche di farming. Cioè, se volete fare punti esperienza, potete farlo ovviamente in questa maniera. Quindi i Garuda hanno Vento Bianco. E se vi faccio vedere che cosa fa Vento Bianco, è una cosa utilissima. Intanto attiviamo MP 10% up. Dov'è? Eccolo qua. Recupera l'HP di tutti gli alleati. E perché è importante avere una magia come Vento Bianco? Perché in questo party noi non abbiamo curatori. Non abbiamo nessuno che cura. Perché Garnet, che era la nostra maga bianca, se n'è andata. Quindi, nel momento in cui Garnet se n'è andata, noi siamo senza curatori. Ed è un problema essere senza curatori, perché dobbiamo giocare in modo meno aggressivo. Invece, grazie a questo escamotage, grazie al Vento Bianco che abbiamo sbloccato con Quina, possiamo avere Quina che funziona sia da damager, se vogliamo utilizzarla come damager, quindi come DPS, al tempo stesso possiamo utilizzarla come curatrice, come maga bianca, perché appunto il mago blu fa proprio questo.
Ed è ottimo. Ed è veramente ottima questa cosa. Ah, vero, Gidan è morto, porca troia. Quindi anche se ho fatto la tenda, me la indappo nel culo. E vabbè, rip. Rip, rip tenda sprecata malamente, così. Vabbè. Vabbè. Let's go. Non lo prendo il Chocobo perché per ora non mi serve, tanto la strada è breve. Siamo già arrivati a Burmesia. Tra l'altro Burmesia, la città della pioggia eterna, ovvero il mio posto preferito. Che io adoro la pioggia. E questo è il paese di Freya? Freya, che fai? Muoviti. Dopo 5 anni, la mia terra. Quante notti l'ho sognata. Non è passato giorno che non abbia immaginato il mio ritorno. E ora sono qui. Sono cambiata molto da allora. È giunto il momento di mettere alla prova la mia forza di draghiera. Puoi contare anche su di me. Su di me. E pure su di me. Su, andiamo. Burmesia, il regno della pioggia perenne. Casa mia, praticamente. La mia dimora. Chissà se riuscirò a salvare Burmesia. Ma ora non c'è tempo per pensare. Eh no, devi agire. Allora, la prima cosa da fare a Burmesia è guardare dietro il carretto per ottenere un'altra stellazio. Cancer. Questa è infamissima. Dietro il carretto è infamissima. Cancer. Cancro partì per giungere al promontorio dove si trovava Vergine prima del tramonto. Storia degli stellazio, perché ovviamente con Aries, che era la stellazio che abbiamo visto prima, l'abbiamo praticamente recuperata. Ah, leggiamo anche gli altri che non abbiamo letto. Gran cacciatore, anch'io seguii i consigli di Sid Primo il Temerario, ma non ce la feci. Vuoi essere un vero cacciatore? Ricorda, le prede migliori sono alte nel cielo. Missiva di un ex campione. Caffè Mocca, al calar della notte sulla città, il profumo del caffè mi fa venire batticore. Ercina, setta dei caffeinomani. Lascia passare. Chi possiede il presente lascia passare può circolare liberamente in questo regno et vicinia. Sid Fabul. Quindi il lascia passare è ovviamente un titolo che comunque viene dato a coloro che girano all'interno del regno di Limblum. Quindi ovviamente, come abbiamo visto prima, ci sta. Ciao, ciao Yara. Allora, andiamo avanti. Qui in realtà ci sarebbero anche dei nemici da cui dovrei apprendere skill, forse? No, perché c'era Vanish, che l'abbiamo già presa. Il drago, Merendina, l'abbiamo già presa. Quindi, ok, possiamo andare avanti. Allora, qui apriamo i forzieri. Pozione. Poi, un altro forziere. Ago dorato. E da qui invece non ci possiamo andare, quindi per ora torniamo indietro. Andiamo di qua e sorpresa, bubu, settete, tana per Gidan. E qui ritornano i nostri amici Kill, che tra l'altro Kill è stato tradotto nella stessa maniera della versione inglese. Perché è stato tradotto nella stessa maniera della versione inglese? Per non mettere la parola uccidere scritta così, senza un contesto, perché pensavano che per l'appunto il uccidere scritto così potesse turbare chi giocava il gioco, e quindi hanno tradotto dalla stessa versione originale inglese kill, proprio per una questione di, per dire vabbè, tanto magari non lo sanno cosa vuol dire kill, lo possiamo tenere così. Una vaccata pazzesca, proprio totalmente una vaccata pazzesca, perché se io non so che cosa vuol dire una parola me la vado a cercare, quindi tanto vale. Però purtroppo in Italia siamo così e amen. La Shogun è arrabbiata, preparati ad una bastonata. Ma magari se mi bastona Beatrix per me va benissimo, non c'è problema, mi faccio bastonare volentieri. Mi può bastonare tutta la notte. Questo è il drago zombie che abbiamo visto prima, quindi non c'è bisogno di apprendere magie dal drago. Possiamo eliminarlo, non c'è problema.
Forziere, ago dorato. E poi, ragazzi, in realtà, questo forziere... questo forziere, in realtà, non si apre. In una perfect, tecnicamente, sapendo che cosa è questo forziere, in teoria non si dovrebbe aprire. Ma dato che comunque, per una questione anche di cacciatori di tesori, noi dobbiamo aprire forzieri, lo apriamo. E già. Il Mimic. Su Final Fantasy 9 sono presenti i Mimic. E guarda quanto sono fighi. SOS. Olè. Ah, aspetta. Io qua devo imparare Magi Martello da questi. Ora che ci penso. Quindi aspetta. No, fuga, non fuggire. Pezzo di merda. Dopo che mi hai rubato la mega pozione pure, bastardo. Vabbè. Comunque sì, devo cercare i... devo cercare loro per Magi Martello. Ecco cos'era la skill che dovevo ottenere. Vedi, io non me le ricordo le skill, perché comunque non me le ricordo tutte, ma nel momento in cui vedo, in cui guardo, cioè in cui praticamente vedo i mostri che ci sono in zona, io poi li riconosco. Allora, qua si trovano di più qua in realtà. Come spawn li trovi più di qua. I Magic Whisk, come si chiamano? Eccoli, vedete? Eccoli qua. Allora, attacca. Tu, questo... ah, Waltz si chiamano, Magic Waltz. Ok, scippa. Speriamo che adesso lo posso magnare. Ti prego, non fuggire. No, non ci credo, l'ha shottato. Vabbè, io me le ricordo, diciamo, le skill me le ricordo, almeno l'80% me le ricordo. Poi un paio mi capita che magari in quel momento non ci penso, però appena... No, Vivi è in seconda linea, eh. Vivi fa danni, ma è in seconda linea. Cioè, nel senso, mi capita che a volte magari non ci penso, però poi appena vedo i mostri che ci sono nella zona, appena faccio un incontro casuale, so effettivamente cosa devo rubare o cosa devo apprendere con... Sì, vabbè, se lo potrei mettere in prima linea Vivi, però cambia poco, perché è proprio una linea sottile. Avevo un po' di reflusso, vero? Le ranocchie. I basilisk. Shottato malissimo anche questo. Dai, dove sono i funci? Dai, che c'ho Quina anche con pochi HP, che è buona Quina con pochi HP. No, le cimici non hanno questa forma.
Vedete, adesso riusciamo a fuggire più facilmente, sia perché siamo di livello più alto, ma soprattutto perché la nostra velocità, che in realtà è più alta. Quindi abbiamo buone probabilità di fuga adesso, a differenza di prima che ci inchiodavano. Sì, livello 5, sì, ti sbrighi subito a shottarlo, però ovviamente A del livello 5 lo prendi più in là, non la prendi subito. Invece Limit Globe la puoi prendere subito e la puoi sfruttare subito, che è la cosa principale. Niente, mi sono bloccato qua. Minchia. Anche il critico giusto. Ecco, ora fa scippo. Ok, non scappare. Ok, dai che ce l'abbiamo fatta. Godo. Madonna mia. Godo. No, non ti ho ghostato. Non sono un po' troppo 45 euro per una skin su Dissidia? Beh, assolutamente sì. Infatti io non ne compro più skin su Dissidia. Cioè, è palese che non ne compro più. Le compravo prima, ma adesso ovviamente non le compro più. Cioè, totalmente senza senso prendere una skin adesso. Prima del disco 1, purtroppo A del livello 5 la devi prendere dalle zombie whale, e le zombie whale le incontri un po' più in là. L'A del livello 5 lo prendi dalle zombie whale e devi aspettare un po' per prendere. Diciamo CD, metà CD2 forse, probabilmente, una cosa del genere. Il tempo che poi prendi la nave, allora sì. No, non sono le zombie che shoppano, perché sono whale, sono semplicemente degli zombie e basta. Allora, qui ragazzi, qui adesso ci divertiamo, perché qua c'è lo scam più grosso di Final Fantasy 9, uno degli scam più grossi di Final Fantasy 9, ovvero il ponte tremolante. Qui, se si corre, si fa cadere il ponte. Ovviamente noi i Moonboot li abbiamo già presi, quindi non avremmo perso niente dal punto di vista di equipaggiamento. Però avremmo perso dal punto di vista dei tesori. Vi ricordate cosa vi ho detto all'inizio del gioco? Ovvero il fatto che il nostro grado di cacciatore di tesori e il nostro grado di collezionismo cresce anche in base ai forzieri che apriamo durante tutto il gioco. Quindi se noi non avessimo aperto questo forziere avremmo perso dei punti. Vedete? Se si corre... si fa cadere il ponte, che ci serve per andare dall'altro lato. Però dovevamo raccogliere necessariamente il forziere, e adesso lo possiamo raccogliere. Gli ho tolti gli alert perché l'altra volta eravate molesti, e quindi ho preferito toglierli per evitare una situazione come la volta scorsa. Molto semplicemente. Certo, ti ha tolto i punti perché è giusto che ti tolga i punti. Io bevo lo stesso perché lo leggo, ma non è la stessa cosa. Vedo che sei dedicato a Jedi, pensi che di affrontare 4 Jobs Flesta per Final Fantasy 5? Allora, il mio progetto in realtà sul canale è quello di giocare tutti i Final Fantasy, cioè di proporli tutti. Ovviamente appena mi daranno... Ah, vero che ho tolto Blizzara, porca paletta. Diciamo che il progetto del canale è quello di divulgare i Final Fantasy in generale. Sto facendo in questo momento un progetto che è la Perfect Experience, che sarebbe appunto la Perfect Run di Final Fantasy 7, 8 e 9, che sono praticamente i miei Final Fantasy preferiti, e sono anche i miei Final Fantasy che conosco di più, perché li ho giocati di più in generale in tutta la mia vita.
e poi di giocare gli altri piano piano, ovviamente, di riproporli in live e di riproporre quelli che mi ricordo meglio in Perfect, gli altri invece rigiocarli e riscoprirli insieme, perché ovviamente per esempio l'uno che l'ho rigiocato tempo addietro non me lo ricordavo proprio e quindi me lo sono rigiocato in live, il 2 lo dobbiamo rifare e tutti gli altri dobbiamo rifare la stessa cosa, quindi l'unico che ho promesso in Perfect sarà il 6, perché il 6 me lo ricordo bene, tutti gli altri li giocherò al meglio perché non li ricordo tutti al 100%. Il 5 in realtà non lo ricordo benissimissimissimissimo, probabilmente poi mentre lo gioco qualcosa me la ricordo, però di per sé non me lo ricordo al 100%. Però non bisogna mai perdere la speranza. Allora, vi ho fatto vedere che lì c'era un altro oggetto da prendere, qui non c'è nient'altro da prendere e possiamo uscire. Abbiamo preso la campana reale, campana reale che ci serve ovviamente per proseguire nella nostra avventura, quindi torniamo indietro. Però diciamo che su questo canale, se ti interessa, ovviamente troverai tutto ciò che ha mondo RPG, JRPG e via dicendo. Cioè troverai appunto, il mio canale si basa su questo, quindi principalmente si basa su questo e soprattutto titoli Square Enix. La campana ottenuta ha fatto aprire la porta. Via Gidan, salite queste scale, saremo nel palazzo reale. Fin qui abbiamo trovato solo devastazione e morte. Ho paura se penso a ciò che ci aspetta. Esatto, perché dobbiamo rubare gli oggetti a Beatrix. Non puoi mollare proprio ora, dobbiamo scoprire cosa è successo. E io voglio sapere chi sono quei brutti vestiti come me. Sentito, persino il piccolo Vivi vuole scoprire la verità. Non avere paura, andiamo tutti insieme. Minchia, Vivi... Probabilmente Vivi nel 9 è il personaggio con la crescita più grossa di tutti. A parte Gidan, quando poi attraversa il suo momento di sconforto, tipo la sua fase depressiva, che poi ovviamente supera grazie ai suoi amici, Vivi è probabilmente il personaggio che ha una crescita spaventosa. È impressionante come riesca a maturare in tutto il percorso di gioco. È da brividi. Ma tu non hai paura? Quello che vedrai più avanti potrebbe sconvolgere la tua esistenza. Non ti importa? Forse. Ma io voglio sapere chi sono. Forse io non sono neanche un essere umano. Ma va? Vivi, ma che stai a dire? A me mi pare un ragazzino vero. Arriva qualcuno. Non sono nemici. Siete riusciti ad arrivare fin qui? Anche voi siete con i maghi neri? No, noi non c'entriamo. Ah no? E quello dietro di te? Io non sono come loro. Io non sono cattivo. Figurati, è la verità. Signorina Freya. Salve, Dan. Dove eravate finita? Erano anni che non avevamo vostre notizie. Ma adesso non c'è tempo per i convenevoli. I maghi neri ci stanno alle costole. Anche voi dovete fuggire da qui, al più presto. Vedete, Freya in realtà a Burmesia non era una persona comune, era una persona conosciuta. La chiamano addirittura Signorina Freya, cioè quasi un titolo nobiliare, no? Quasi come se fosse un titolo aristocratico, ecco, mettiamola così, neanche tanto nobiliare perché non ci sono nobili presenti su Burmesia, però era quasi un titolo che lei ha. Infatti lei era importante. Soprattutto il suo fidanzato era importante nella gerarchia di Burmesia. E lei di conseguenza è diventata importante anche. Prima dobbiamo andare dal re. Dal re? E dov'è? Io non l'ho visto. Ora come ora, per me la famiglia viene prima del re. Pensate a salvarvi. Come il nipote, esatto. Sono tornato solo per il re e la mia terra. Ho deciso. Andiamo al palazzo. Vabbè, let's go. Qui adesso ci sono due belle chicche che vi faccio vedere. Allora, prima andiamo di qua. Forza, alzati! Non ci riesco. Salvati almeno tu. Non posso lasciarti.
Hai dimenticato la promessa che ci siamo fatti a Ghizamaluk? Come posso dimenticare? Ma ora devi mettere in salvo la vita del piccolo che porti in grembo. Prometti che gli farei avere una vita rispettosa. Garl! Dovete scappare subito da qui. Rifugiatevi a Lindblum. Il Granduca Sid vi proteggerà. Ma i maghineri l'hanno ferito. Non riesce a muoversi. Come faremo a raggiungere Lindblum? Attenti! Per un pelo. Grazie. Ti devo la vita. Garl! Wey, Garl, tutto bene? Più o meno. Aiutami ad alzarmi, non ce la faccio da solo. Certo, amico. Grazie. Vieni a vedere mio figlio quando sarà nato. Senz'altro. E lo vedremo veramente il figlio, tra l'altro. Cioè, questa non è una promessa a vuoto. Lo vedremo veramente suo figlio. Ok. Passiamo da questo lato. Dall'altro lato è un vicolo cieco, quindi non c'è bisogno di andarci. Tenda. Coda Fenix. E dall'altro lato abbiamo invece un altro amichetto che andiamo a beccare. Altro Mimic. Dai che siamo quasi alla fine stasera. Siamo andati piuttosto bene. Non abbiamo fatto troppo tardi. Ecco, mettiamola così, dai. Mezzanotte e mezza, bene o male, ci sta come orario. Ora devo ricambiare però... Devo ricambiare la cosa viva. Me lo sono dimenticato. Cacchio. Autopozione, ottimo. Ecco, dobbiamo imparare Blizzara. Vabbè, se perdo troppo tempo, poi ovviamente stacco. E lo faccio per conto mio. Eccoci qua. Forse qui c'è qualche arma che può esserci utile. Vero Freya che tu già hai adocchiata? E questa lancia? È leggerissima. Però è leggerissima. Questa la prendo io. Mitri Lens, ti sarà utile contro quegli spietati maghineri. Vivi, poverino, ogni volta Vivi è una coltellata. Ogni volta è una coltellata quando si parla di maghineri. Vivi, non ce l'ho con te, lo so. Ma no, non fate caso a me. Certo, giustamente lui ci rimane male comunque. È lo stesso discorso che vi ho fatto prima, cioè... Ecco qua, Mitri Lens, Ali del Vento. Nel frattempo facciamo Vivi in seconda fila, che adesso va bene così. E tra l'altro qui adesso prenderemo un'altra arma di Vivi. Un'altra arma tra l'altro segreta, in realtà. Perché se notate, cioè se avete notato, nel background che abbiamo visto poco fa, la lancia era di un colore diverso. Perché questo? Perché appunto la lancia, essendo di un colore diverso, ti fa presagire che quello è un oggetto che puoi toccare o comunque puoi interagire. Qui invece c'è una cosa che hanno nascosto i bastardi, perché in questo caso è bastardi, ovvero questo forziere, che sembra essere nascosto, perché appunto ha lo stesso colore del background e quindi sembra non tangibile, non interagibile. In realtà sì, lo si può aprire e si trova il ramo di lampi, che permette di sbloccare a Vivi la magia Tundara, o Thandara, come lo volete nominare. E tra l'altro la cosa più importante è che sblocca la side quest di Steelskin. Se voi non aprite sto forziere, Steelskin non appare. Quindi è importantissimo aprire sto forziere, perché altrimenti non si può fare la side quest di Steelskin, che da questo momento in poi praticamente spunterà in alcune zone del gioco e ci consentirà di comprare i suoi pacchetti, che lui vende dei pacchetti. Ed è importante finanziarli, perché se noi diamo i soldi a Steelskin gli permetteremo di viaggiare, e se gli permetteremo di viaggiare gli consentiremo di appunto far progredire e completare successivamente la side quest. Ah, sei arrivato prima di me. Già che ci sei, perché non ti compri qualcosa? Esatto, compro subito qualcosa. Ti vendo un set di 3 oggetti. Ago dorato, mega pozione, etere per 333 gil. Yes.
Grazie, con questi posso viaggiare ancora per un po'. Per un po'. Esatto, una volta che dice questa frase vuol dire che Steelskin appunto potrà comparire nel prossimo luogo. Successivamente parliamo ad Atra e se vi ricordate bene noi abbiamo una lettera per Atra, quindi consegniamo la lettera. Grazie per la lettera di Mokku, Kupo. Mittente Mokku, destinatario Atra. Ciao Atra, pare che Steelskin sia qui in giro. Dico pare perché io ancora non l'ho incontrato, Kupo. Che tipo di Muguri è? Dicono che ha una mappa del mondo e anche tantissimi oggetti. Ne sai qualcosa? Ciao, da Mokku. Vedete? Questo è proprio per farvi capire appunto che Steelskin può apparire qua. Proprio vi danno il suggerimento per dire voi avete visto Steelskin? Fate attenzione perché se non lo avete visto lo potete incontrare qua. Steelskin è un tipo molto in gamba, Kupo. Ti do questo per ringraziarti della consegna, Kupo. Semi di Kupo. Devo chiederti un favore, Kupo. Consegneresti una lettera a Moana, Kupo? Yes. Grazie, Kupo. Non c'è nessuna lettera. Mogu Shop. Quindi qua adesso possiamo comprare la pie forchetta, che io comunque già possiedo. Idrobracciale. E questi non ce li abbiamo. Quindi ne prendiamo tre. Guanti di Mithril, che li abbiamo. Cappello da Merlino. Abbiamo già fatto scorta all'Imbloom. Headgear ce li abbiamo. Cappello Jolly. Ne abbiamo due, quindi possiamo tranquillamente andare avanti così. La barbuta, ne prendiamo due, anche se in realtà una la possiamo ottenere tra poco, ma avendo i soldi sfruttiamoli. Busto bronzeo già ce l'abbiamo, barda magica già ce l'abbiamo e poi tutto il resto sono oggetti che non mi interessano. Io detto ciò mi fullo le pozioni, così posso curarmi al volo. Le code di Fenice non c'è bisogno. Il resto prendo una tenda in più per averne 10 e basta. Non abbiamo più niente da fare. Salviamo in un altro slot. Ma qui adesso c'è una piccola rottura di scatole che ovviamente un completista deve fare. Ovvero tornare indietro e consegnare i semi di Kupo. E uno potrebbe dire, ma potremmo anche consegnarli dopo i semi di Kupo. Ni. Perché se consegniamo, cioè se non consegniamo i semi di Kupo poco alla volta, ovvero ogni volta che li riceviamo, non possiamo scoprire tutti i dialoghi che il Moguri ci farà ogni volta che consegneremo i semi di Kupo. E non vedremo la storia al 100% di come i due Moguri in realtà vivono all'interno della grotta di Ghizamaluk. Sembra quasi una cazzata in realtà, perché tu dici vabbè, ma a me che me ne frega sapere cosa fanno quei Moguri nella grotta di Ghizamaluk, a me che me ne frega. E ragazzi, invece anche la storia dei Moguri è una side quest. È letteralmente una side quest e deve essere affrontata come tale. Quindi ogni volta che noi avremo i semi di Kupo a causa della consegna delle lettere, li andremo a consegnare ove possibile, perché ci saranno dei semi di Kupo che per esempio non potremo consegnare subito perché ci troveremo nelle zone di Falsirru, quindi non ho la possibilità materiale di poter tornare indietro. Però tutte le volte che posso tornare indietro e praticamente consegnare i semi di Kupo lo farò, quindi preparatevi a questo trauma perché lo farò. Allora, lo Yeti in realtà non ricordo se mi dava qualcosa. Credo di no in realtà. Ma ci provo, giusto per il meme. Se non sbaglio lui mi dava un'altra skill che io già c'ho però, eh. Devo indebolirlo per magnarlo. Ecco, e l'abbiamo... Minchia, letale. Porca troia. Ci ha fatto il critico. Spacchio di vivi. Madonna, ma poi sti critici... Cioè, non ho mai avuto tutti sti critici in Final Fantasy 9.
veramente è allucinante. Mai avuti tutti questi critici. Mai avuti. Eccolo qua. Hai altri semi di Kupo? Me li dai? Certo, grazie Kupo. Ti do questo in cambio. Vedete? Ogni volta che noi daremo un oggetto, daremo i semi di Kupo, otterremo un oggetto diverso. Quindi è importante consegnare i semi di Kupo poco alla volta per ottenere tutti gli oggetti, perché altrimenti potremmo saltarne alcuni. Perché se noi accumuliamo i semi di Kupo, li daremo tutti in una volta. Quindi non conviene. Conviene darli sempre e comunque per ottenere più oggetti. Ovviamente gli oggetti aumenteranno la rarità man mano che giustamente consegneremo più semi di Kupo. Ora mi ha dato una tenda perché è il primo, è la prima consegna che facciamo di semi di Kupo. Però otterremo ovviamente degli oggetti più rari piano piano, proprio perché la quest andrà a progredire, andrà avanti, e quindi otterremo più oggetti migliori. Va bene, questi li possiamo mandare a cagare, non ce ne frega nulla. Anche perché ancora dobbiamo fare... Io ho i flashback del Vietnam. Io ho letteralmente i flashback del Vietnam. E tra l'altro ora vi spiegherò il perché ho i flashback del Vietnam. Perché per completare il CD1 affronteremo un boss. Anzi, affronteremo il boss per eccellenza. Ovvero quella grandissima gnocca di Beatrix. Una delle waifu supreme della storia di Final Fantasy 9, che però purtroppo ha addosso non solo i vestiti, perché purtroppo ha addosso i vestiti, quindi preferirei non li avesse, ma ha degli oggetti addosso. E questi oggetti che lei ha addosso dobbiamo rubarli. E dato che la partita, o per meglio dire il combattimento, durerà pochissimo, ovvero una manciata di minuti, noi in quel tempo dobbiamo rubare i 3 oggetti. Di cui uno in particolare, ovvero la Mithril Sword, ha una probabilità su 256 di essere rubato. E io mi sento male. Non so che dire, ma... credo di capire quello che provi. Lasciamola da sola, Vivi. C'è qualcuno. Credo che ci sia qualcuno dentro il palazzo. Presto, salite anche voi. Allora, c'è da dire in realtà che la Mithril Sword, che è l'oggetto più raro che possiede Beatrix, in realtà si prenderà non troppo lontano nel CD2. Si prenderà abbastanza velocemente nel CD2 e tra l'altro in maniera anche più semplice. Però qual è la sfida? La sfida è quella di rubare tutti gli oggetti ai boss. Perché questo? Perché il completista, se dobbiamo fare una cosa al 100%, dobbiamo fare una perfect run, dobbiamo rubare tutto. E per rubare tutto, purtroppo, ci saranno bestemmie pazzesche che voleranno così. Come se non ci fosse un domani. Qualche giorno fa avevo seguito uno streamer che ci ha messo 2 ore per rubare un oggetto a un boss. Ecco. E sarà la stessa cosa quando dovrò rubare il flauto fatato per Eiko. Ragazzi, io ho i flashback del Vietnam su ste robe. Voi non l'avete capito. Anche perché se io becco un oggetto, devo beccare anche gli altri. Sì, sono sculo sto cazzo. Troppo alto. Senti, va a cercare un'altra entrata. Io vado avanti intanto. Ve raggiungo pure io dopo. Sicuramente nel palazzo c'è sta un sacco di roba da bagnà. Ok. Vai così.
Che Frey ha fatto un salto e praticamente è arrivata a Gerusalemme. Eccola. Toh. Chi si vede? Lo sapevo. Che ci fanno qui? Sono tornato a casa perché ho saputo che Bran voleva conquistare anche Burmesia. Quella a sinistra è Beatrix, la famosa Shogun di Alexandria. Ah, è quella Beatrix. La spietata guerriera che non si commuove neanche davanti a un bimbo in lacrime. Finalmente la vedo. È certo che non si commuove, ha un occhio solo. Proprio lei, Beatrix? Ci sono migliaia di guerrieri forti al mondo, ma la sua temerarietà è nota ad Alexandria così come in tutto il continente. Non vuoi proprio portarmi con te, Flatrey? Sei sicuro? Flatrey. Lo stesso tipo della mappa del mondo. Cerca di capirmi, Freya. Altri regni cercano di prendere con la forza la pacifica Burmesia. Tra l'altro notate che Flatrey ha la mano dominante destra, a differenza di Freya. Non so fino a quanto questa mia lancia potrà proteggerla. Perciò voglio allenarmi combattendo contro i valorosi guerrieri sparsi per il mondo. Ma io non posso vivere senza di te. Sono sicuro che ce la farai. Devi avere fiducia in te stessa e nella tua vita. Un giorno tornerò a Burmesia. Devo credere alle tue parole? Certo. Cioè, la sta scaricando così, proprio. Ma Flatrey, cioè, proprio se ne sta sbattendo i coglioni. Perché non sei tornato? Ho sentito dire persino che ti hanno ucciso. Non ci ho potuto credere. Non ci ho voluto credere. Ci crederò solo se vedrò con i miei occhi il tuo corpo esanime. Per questo ho lasciato anche io Burmesia e ho cominciato a cercarti in giro per il mondo. Quello, cioè, quello l'ha mollata perché non la vuole in mezzo ai coglioni. E lei cosa fa da buona ragazza stalker? Lo va a inseguire. Giustamente lo insegue. Che ti prende, Freya? Niente. Pensavo a una cosa. Non riesci a dimenticarlo? Oh, chi è ora? Eccolo. Sentite la versione orchestrata della host di Kuja. Bellissima. Adoro le versioni orchestrate. Che pioggia meravigliosa. È senza dubbio per bagnare la nostra gloriosa vittoria. Kuja, grazie ai tuoi maghi neri, Burmesia è ormai ai miei piedi. Manca all'appello solo il coraggioso re di Burmesia. Se non lo uccidiamo, questi topi puzzolenti ritorneranno all'attacco. Quali sono i piani, Shogun Beatrix? Ho ordinato a Son e Zon di cercarlo in tutto il regno. Permettetemi di unirmi a loro nelle ricerche. Inutile cercarlo. Perché? Non lo sai? I topi avvertono le calamità e scappano in massa. Si sono rifugiati nella città di sabbia. Sono letteralmente scappati con la coda fra le zampe, re compreso. La città di sabbia? Parli di Kleyra, vero? Vorrà dire che attaccheremo anche quella. Kleyra? Se riusciremo ad entrare a dispetto della tempesta di sabbia, sarà semplice farli fuori tutti. La loro fine è assicurata ormai. Hai qualche consiglio, Kuja? Lasciate fare a me. Metterò in scena uno spettacolo magnifico e tutto solo per voi, maestà. Ho solo un piacere da chiederti, Shogun. Invia Kleyra all'esercito che guidi. Quei topi di fogna faranno resistenza e i maghi neri da soli non credo ce la possano fare. Senti, senti. Maledizione, ma chi è quell'uomo ripugnante? Quell'uomo ripugnante? Io ero convinto fosse una donna fino a qualche anno fa. Non ne ho la più pallida idea. Piuttosto, stanno parlando dell'arcana città di Kleyra. Sì, la città che ha rotto i ponti col resto del mondo da 100 anni. La gente di Burmesia si è rifugiata là, pensando di essere al sicuro. È davvero così tranquilla, Kleyra? La gente di Burmesia e quella di Kleyra hanno lo stesso sangue nelle vene. Ma tempo fa le due città hanno avuto un piccolo diverbio. La città, circondata dalla tempesta di sabbia, ora vive in pace, ma... Eccoci. Guarda, Freya, arriva qualcuno. Ancora qui? È impazzito! Non vi permetterò di fare i vostri sporchi comodi qui. Osi sfidare me? Beatrix? Beatrix? Bel coraggio, complimenti. Tuttavia mi dispiace di non poter rifiutare questa sfida. Aspetta, Beatrix. Prenditela con noi. Tu va a proteggere i re intanto. Mi dispiace, signorina Freya. Obbedisco. Neanche voi sapete chi avete davanti. Ho ucciso centinaia di uomini. Non sarete certo voi a fermarmi. È pezzo di gnocca.
Completamente fuori di testa. È completamente fuori di testa. Culone. Sta roba è completamente fuori di testa. C'è 1, 2, 3 di fila. Cioè, tra l'altro, la prima che mi ha preso è la Mithril Sword. Cioè, Mithril Sword scamiciata. Ma possono morire tutti, non me ne frega niente. Va bene così, a posto. Madonna, non ce la facevo più. Vabbè, è normale che comunque abbia fatto così, perché giustamente avendo trovato, cioè come prima ruba, avendo preso la Mithril Sword, giustamente tutti gli altri, come dire, tutti gli altri oggetti, giustamente, possono essere presi più facilmente, quindi ci sta. Ok, ora ci possiamo godere la fine del CD1. Qua. Miseri vermi, neanche voi siete riusciti a placare il mio spirito bellicoso. Sei pronta, Beatrix? Dobbiamo prepararci per attaccare Cleira. Agli ordini, maestà. Il problema non sono i topi, ma questo moccioso. E poi, tra l'altro, cuia è tutto. E cuia è mezzo nudo e non sente freddo sotto la pioggia. Non ce la faccio più. We will rock you. Ah no, scusa. Sbagliato. Pensavo. Ecco il culo di fuori, poi mamma, è svergognato. E sapete ora qual è la cosa divertente? Che siccome io vi ho detto che avrei livellato, avrei farmato, io dovrò rifare tutta sta roba da solo, per conto mio. Senti che trambusto. Sarà Burmesia? Non è che i soldati col cappello da Merlino li hanno già fatti fuori tutti? Sarebbe stata l'occasione giusta per avere una promozione, invece relegato qui al confine. Ci saresti andato veramente? Io odio la guerra. Senti, ma quel guerriero col sacco non ti sembrava strano? No, perché? Ma come? Non ti sembrava sospetto? Io sospetto sempre di tutti, ormai dovresti conoscermi. Ma non posso sospettare di uno solo perché ami i sottaceti. In fin dei conti, un uomo che riesce a mangiare quelle cose è da ammirare. Non ti credevo così indulgente. Shh, non dirlo ad alta voce, altrimenti mi levano questo incarico alla dogana. No, purtroppo non mi fa salvare. Il conducente ha detto che arriveremo fra poco. Principessa? Signorina Daga? State dormendo? In realtà a me basta comunque che... Cioè, posso anche andare leggermente più avanti. Il problema non si pone, perché tanto poi posso riprendere direttamente da qua. Quindi, sti cazzi, non mi interessa. Anzi, vabbè, ora siamo alla stazione, quindi salvo alla stazione, vabbè, facciamo finta di niente. Grazie infinite, arrivederci. Comunque, c'è ancora un tempo prima che arrivi la vettura per Alexandria. Verso che ora arriva? Calcolando che questo Burcumea ci mette lo stesso tempo per tornare a Borden, dovete aspettare tanto quanto ci avete impiegato ad arrivare qui. Sono stato chiaro? Minchia. Tipo 20 ore perché stavo rubando a Beatrix. Più avanti c'è la sala ristoro, vi conviene aspettare lì. Sì, certo. Che c'è, Steiner? Principessa, ti ho detto di smetterla di chiamarmi così.
Qui siamo in terra di Alexandria. Siamo a casa. Eh sì, effettivamente ha ragione. Sono a casa. Ma non vedo il castello. Il regno di Alexandria è immenso. Non è solo il piccolo mondo del castello. Mi prendi in giro? Pensi che io ignori la vita al di fuori del palazzo reale? Non volevo... Lascia stare, andiamo. Ok, bravo. Ok, prima di fare qualsiasi altra cosa all'interno di questa zona di gioco, a me l'unica cosa che importa al momento è salvare e staccare. Ah, questa è la sala ristoro. Mentre aspettiamo la vettura per Alexandria, cercherò di avere qualche informazione in più. Bravo, informati. Vomiti. Allora, intanto prendiamoci Coda Phoenix. E qui guardo la mappa per decidere. Sì, ecco, Nazuna. Consegniamo la lettera. Una lettera da Gulimo? Scusa per il disturbo, Kupo. Mittente Gulimo, destinataria Nazuma. Cara Nazuna, se guardo Mary innamorata, mi incupisco. Tu sei mai stata innamorata? Io no. Però a vedere quanto soffre Mary adesso, spero proprio che non mi succeda mai, Kupo. Anch'io non mi voglio innamorare di nessuno. Ma se è mamma, sarà perché ti amo. Ti do questo per ringraziarti della consegna, Kupo. Ecco, semi di Kupo. Qua ovviamente non possiamo consegnarli subito i semi di Kupo. Quindi, per il momento, ci fermiamo. Quindi salviamo. Andiamo ovviamente in un altro salvataggio. Anche perché questo purtroppo, ahimè, dovrò livellare un po'. E tra l'altro guardate la differenza dei livelli. 30 del party principale e 7 ancora per quanto riguarda Daga e tutti quanti gli altri. Va, fuori di testa. Va bene. The end. E non quello di selfie. Per stasera direi che abbiamo finito. Quindi ci vediamo domani con Opera Omnia. Perché domani facciamo Opera Omnia, che ho tutto da recuperare nella versione giapponese. Che ho lasciato tutti gli eventi apposta a parte per poterli recuperare. E invece giorno 6 c'è la tombolata, ragazzi. Quindi vi aspetto, se volete, qui a partire dalle 21 per la tombolata. Quindi giorno 5, ovvero oggi, visto che già è passata la mezzanotte, Opera Omnia. Giorno 6, tombolata finale per chiudere il periodo di feste nel migliore dei modi possibili. Quindi, signori, vi do la buonanotte e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!